Ah, ma ti si vede sempre ora lui. Davvero? Sì. È forse. Eh? È sposta allora. Cosa devo spostare? Non vedo. Dove cazzo no? Sempre ti si vede. Ah no, così no. Sì, ma così sto storto io. Ah, poi vedo, per ora va bene così. Si vede una piccola nerd dietro di me. Allora, startiamo il server. Io già sono vecchio ormai. Oddio, stanno suonando il citofono. Lo so. Oh, ragazzi, voi mi sentite, ma voi non potete parlare. Questo si chiama il potere. Cioè, io ho potere e voi no. Da qui si capisce chi comanda. Fra, mica decido io quando sta il server. Il server è aperto. Se tu non vai a vedere, è colpa tua. Troppo sonno. Ma è la mia nuova 9. Sta a bagnarolo. Ma come ti permetto? Oh. Oh, scendi dalla mia nave trasporto. Era un pirata. Un pirata insieme a te. Il tesoro non George, eh? Bravo. Che faccio... Quindi chi è che deve fare tre cose in una? Tu. No. Vabbè, mi posso aprire. Tu vuoi, io sempre te lascio soldi a te. Tu sei pezza capo. Tu sei pezza capo, te lascio soldi a te. Oh, come ti fa mia, te? Te fa uno più uno. Allora. Ah, prendo 80 e quindi lo stipendio me lo sono pagato. Dobbiamo parlare di tasse, qui si parla di tasse. Che cazzo stai facendo? Ma che stai facendo al microfono? Ma ti rendi conto che non so quante tasse pago la mia attività? Ma quanti ne siamo? 4, lascio queste. 10. 35, che noti non c'è. Da 5. Oggi risparmio un po' di tasse. Grazie a te. A me ne escono 4 comunque, stiamo qua. Oh, io. Ma che cazzo ho messo la cassa qua? Io.
Questo era, non sapeva dove la dovevo mettere, non si è accorto. Allora non vuoi lo stipendio? Vediamo, ti do, devo cash. Dai, do 70, va bene. Buone, vero? Eh? Guarda, voglio nuovo. Quanti soldi fa tu? Quanti soldi? Tu non hai visto i soldi nelle casse della stanza? L'abbiamo preso insieme. E quei soldi. Allora, 60 lo stipendio e 10 paghi le tasse, sembrava. Sander lo stipendio, se bene. Oh, è autonomo, era proprio vedere. Mi fatta bombo, buongiorno. Buongiorno. Devo pagare le tasse. Aspetti un attimo. Allora. Sì, sì. Vabbè, sempre il solito. Sì, sì. Sono andata a comprare il cibo, mi sono rimasti 27. Ma ti stai facendo pagare? Eh? Ti stai facendo pagare, vero? Sì, vabbè, adesso mi vogliono chiedere, mi hanno chiesto il pavimento. Quindi adesso mi devo fare dare un altro po' di soldi. Il comune sta ancora aspettando la sua costruzione. Mi sa che infatti io oggi vado a fare la sua costruzione, poi la costruzione privata, finché non entrano non gliela faccio. Perfetto, mi piace questa cosa. Quando entrano mi pagano e gliela inizio a fare. È giusto, è saggio. Adesso vado a costruire il porto, che la pago. Gli fanno il potere. Rubiamo i soldi. Oh, comunque fra... Cosa? Ma qua c'è il cavallo di Nade. Oggi pirati, immagino. Ma ci sta, non sempre le stesse cose, dopo diventa una palla. Mi fa male la panza. A parte manca Ciruzzo, quindi per favore non fate cose strane. Ciao Ben. Oh, c'è uno straniero qui, guarda. Lo straniero, è sudamericano. Che cazzo guardi? A lavorare, tutto stronzetto. Che cazzo guardi? Vado a rubare la carne. Oh, comunque io c'avevo. Ma ha finito tutto. Sì, tranquillo, oggi non succederà nulla di strano. Emporio del benessere. Quest'uomo ha capito tutto dalla vita. Un bel bicchiere di Coca-Cola con la birra ci vorrebbe. Ciao. Ciao, Gori, come stai? Male, mi fa male la panza. Come è andato il trasloco? Male, perché ho perso 4 giorni della mia vita senza toccare il PC. Per me è un'umiliazione. Mamma mia, hai fatto una pausa, dai. È grave. E il resto? Il resto devi pagare le tasse. Ma ti piace la casa? A me sembra più bella comunque. Molto. Sì, grazie a cazzo. Quella. Ma quanto lo paghi di più? 130. Però non è tantissimo, considerando che almeno ci sono due stanze. Che cazzo ti piace? Dai Ciro, ti pago le tasse. Sindaco. Aspetta, prima voglio prendere il libro questo. Oggi sarà una giornata molto tranquilla, sappiate. Non viene nessuno oggi. Sono morti tutti, guarda cosa io l'ho detto. Mascottata.
a me non è successo. Probabilmente per il nitro, come hai detto te. Sì, chi ha il nitro secondo me è quello più fortunato. No, non è che è fortunato, essendo che pagano, li fanno, li distruggono. Ma sì, capito? Fanno il ristare. Fra, auguri. Auguri, Vale, nuova casa, auguri. Venite a pagare le tasse per, pure a noi pirati. No. Fra, auguri, adesso si vede meglio, Nati. Prima era nascosta. Hai visto? Adesso si vede. Si vede la bambina di te. Guarda la Nati, fa pure diretta. Ah, mi devi pagare 10, 40, 70, 110. Come 110? Sto scherzando, camere. Mamma mia, 25. 50. E capo, ci sono due individui loschi che ci stanno. 50, 75, sì, sempre soldi. Capo, che facciamo con questi due loschi, capo? Ok. Ah, so, Aaron, lascia stare. Vuoi dare i soldi a posto di prima? Arrivo, Dai, bene. La prima cosa che si fa nel server si paga le tasse. Mi hai dato 70? Era 70 l'altra volta, non 75. Va bene, stavolta chiudo un occhio, dai, perché siamo ricchi. E allora, che cazzo te ne fai le tasse? Allora, sempre pagato. Allora, pizza, pagato. Ugo. Fratelli, Ugo Arabo. Non mi chiamo Ugo, però... buongiorno, sono tornato dall'Arabia. Sono venuto qua per pagare le tasse. 25 35 35. Ok, sono aumentate le tasse. Sì. Dove ma vuoi scusate venire? Scusate un attimo, ma mi potreste dire cosa è successo in questi giorni? Ah, niente di che. Wolverine invece devi dare 25. Ah, aspetta. A zingaro, sei senza casa. 49. Ma quanto mi costerà, tipo? Aspetta. Comunque però 60, la prendo... Tutte e due insieme 60. Ah, mancano altri 11 soldi. Ma cosa è successo quando io non c'ero? Ci sono stati invasione dei pirati. Perché mi hai dato 49? Prende. Ma arriva. Ah. Ma scusate, ma è successo qualcosa? Cioè, i pirati hanno attaccato. Smash! Sì. E abbiamo picchiato i pirati. Abbiamo fatto bene. Poi giorno. Loro ci hanno ripicchiato. Wolverine più gli 8. Diciamo che comunque secondo me è stato uno scontro pari. Ma scusate se oh, io paghi le tasse? No, non ho i soldi, vado a prendere. Bravo, paga subito. Mi dispiace che non ci sono stato. Anzi, non le pago ora, signor Doge, perché aspetto il mio conquilino, perché diciamo che io sono messo un po' male. Ah, ok. Ah, ecco. Non deve essere messo male. Ma no, perché ho pagato tutto io. Ah, ok, mi dai questi soldi. Non abbiamo più soldi. Va bene, cacciate i soldi. Ah, ok, perfetto, potete andare. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, fratelli arabi, con voi è sempre un piacere. Sono invasioni dei pirati? Aspetta. Poi vi abbiamo ripicchiati, e poi vi siete venuti da noi, è bellissimo. Dov'è la signorina? No, Carlo, no, tienila. E quando... Hai? Ma è qua la costruttrice? Okay, sì. Hai? Buongiorno. Buonasera. Buonasera, casomai. Buonasera, mi scusi. Comunque, ti faccio dire una cosa, vieni con me. Perché probabilmente non l'hai vista, visto che sei stata molto concentrata per a causa dei balordi. Vieni, vieni. Intanto le faccio una domanda, ma lei è single? Io sì. Perfetto. Se vuole un matrimonio, io sono un musulmano. Ma? No, grazie. Per ora sto bene così, bella tranquilla. Ah, va bene. A dove va? Non lo so, mi stavo perdendo. Ma lei senza guardare la sua memoria, la strada. È troppo forte perché lei, signor Doge, sa bene la sua città come funziona. Me la sogno la notte ormai. Questo potrebbe essere un po' un problema, ecco. Le tasse però... pagare. Ciao. Ciao, chi è? Ciao. Io, vedi? Che sei? È una rana. Sì. Perché piange? È una rana con un capello molto bello. No, vabbè. Ho visto che hai comprato
I libri con le penne. Sì. Te servono Per ora no, solo quelli là servivano. Vedi che ti hanno svuotato il negozio comunque. tanti? Eh sì, no, no, vabbè, No. solo. Solo Ah, ho per il sbagliato. vetro. Scusa, ho Cosa sbagliato. vende? Cosa vende? Vendo vetro, mattone, argilla. Ah, Cioè, argilla, no, ok. scusami. Coloranti. Libri. Mi potrà essere molto utile, grazie. Ah, Sì, venga a sei stata vedere qui, una guarda. Ci costruttrice. sono nuovi negozi. Questo è l'Emporio del Benessere. Quanto lo vende il vetro? Cosa Questo è il vende? fabbro, vabbè, ma non penso che ti 15. interessa. E questo è il negozio che probabilmente ti interessa di più. Dove sei? Qui, Mi ero fermata a vedere qui. 15 ecco. spezzatura di vetro. Questo è no, ciao, già vinci un match. Ecco qui, guarda. Questo è il negozio che ti interesserà di più. Ah, ha messo il legno in vendita, ma meno male. Perfetto, perfetto. Così puoi venire stesso tu qui e già sai i prezzi di quello che devi fare. Perfetto, perfetto, 12. Sono Ok. più o meno 12, a parte il cherry. Ok, ci sta, ci sta, ci sta. Eccolo. Poi venghi di qua, signorina, vi faccio vedere altri negozi. Qua Sì, la seguo, la seguo. c'è appunto il negozio del cacciatore e qui c'è il negozio invece del cattiere, appunto. Ah, sì, mi sa che ero già venuta una volta comunque. Ok, vedi. C'è anche il vetro, se vedi. Quindi se devi comprare il vetro, sai dove Sì, però avevamo. Ah no, adesso l'ha abbassata. Oh, ci sta bene, perfetto. vendere. No, perché avevamo delle Vedi. contestazioni sul vetro. Ma in caso se ti serve ce l'ha lui. Anche il vetro. Ok, perfetto, È perfetto. che letteralmente ha acquistato tutto il villaggio. E a quant'è questo? Non so, sì, più o meno dovrebbe essere meno. Sì, vabbè, più o meno siamo lì i prezzi. È un po' meno. Va bene, comunque noi già non ti ho pagato per il porto, vero? Mi pare di no. Mi ha pagato tanto tempo fa, però mi sa che mi serviranno altri soldi per i materiali, quindi comunque Va bene, va poi glieli bene. vengo a chiedere. Mi aveva pagato all'inizio dei lavori, proprio all'inizio, quando avevo appena Va bene. Va bene, iniziato. dai, faccio una Per cosa. la Se manodopera. la finisci oggi, il porto e l'avamposto, ti do altri soldi, ti do 64. E l'avamposto? Non lo so. Il porto potrei farcela. Allora, L'avamposto? Non so. ti do 32 per il porto, dai. Se poi Ok, vediamo. domenica fai il porto e l'avamposto, ti do altri soldi. Vabbè, Ah, sì. Va bene, perfetto. quello te lo devo pagare a prescindere. Ah, qua c'è il negozio del Ok. Nether, giusto? Ah, negozio del Nether. Ah, Negozio interessante. delle truffe, in pratica. Però, appunto. Ma è È un po' una strano. dimensione molto pericolosa e speciale, cioè ci sta che costi così. E No, più che altro non hanno preso un 25. cazzo, è quello il problema. Sono ancora a zero loro. Possiamo andare. Infatti. Ah, a posto, questo era. Ok. Era giusto per farle Va fare un nuovo bene. giro. Le auguro una buona serata. Se ci ripenso per il matrimonio, mi faccia sapere. Va bene, va bene. Oh. Ciao Franci. Pieno di zombie in acqua qua, mamma mia che fastidio. Oh! Che cazzo c'è qui? No, non ha droppato il coso. Perché non ti fai cazzo? Allora, perché sei con l'armatura di ferro? Per la Stai mia cagando solo. protezione, Prega, appunto. dimmi di pirare. Stai cagando solo. Per la mia No, io protezione. qui. Io qua non vedo nessuno. Ah, ok, aspetta, fammi andare un attimo alla mia attività. Fammi vedere se devo mettere qualcosa. Ogni volta me lo svuotano, quindi. Ah, Ok, sembra che ci sia tutto. Manca qualcosa. Che cazzo hanno comprato? Non capisco cosa hanno comprato. Le barche, può essere. Una vita io adesso. Cosa, Nade? Non ho una vita privata.
Come mi ha insegnato Mastro Lindo. Avevi detto che non si vedeva. Avevo detto, ma mi sono... Ma chi è? sindaco, ma qui mi stanno rubando il business. E Chi? quelli di accanto alla mia attività, cioè comprano il vetro da me a 32, 50 pezzi e lo rivendono mezzo stack a 15. A te che cazzo, tanto se guadagni i soldi. No, perché poi la gente va a comprare da lui perché giustamente lo fa di meno. Cioè, mi rubano il business senza guadagnarci. Vabbè, appunto, voglio fare te che quello si compra il vetro da te e lo vende a meno. Penso che meglio di così non potevo andare. Sì, vabbè, però no, perdo clienti. Oh, cazzo, per di Glenn, sono sei pieno di soldi, grazie a lui. Oh, io devo della tua cassa dei soldi, aspetta, sicuro sei pieno. Aspetta. Sicuro, mi gioco le palle che sei pieno. Sì, scogno, sono scemi. Vediamo. Guarda, hai fatto i soldi. Oh, meglio per te. Tu ti lamentavi. Ma Poi le chi è che tasse sta? devo pagare. Ma chi è sta roba? Proprietà scrivo. Che sta a fa? Che sta a fa gara? Ciao. Che è successo? Che sta? Sto vedendo una nuova cosa qui. Le tasse devo pagare. Oh. Qualcuno che si ricorda delle tasse. Allora, signorino, come... vuole i soldi del nostro ammiraglio? L'ammiraglio ha letteralmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, Allora 7, ci 8, sta, 9, reg. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Già 17 stack. mi sfrutta. C'ha 17 stack di rame. Già. E quindi. Ma che state a fare con lo scambio, che... Mi sta dando il cane da zucchero. Mi Doge, hanno Doge, sì, rubata. guarda questa cassa, guarda qua. Si fattura. Porco Che è Dio. Doge? Io. Ah, signor Doge! Dimmi. Luigi le deve dire una cosa. Guarda, Luigi, ti hanno svuotato, Gesù Cristo. Oh, questa è mia. Guardi, Luigi, devi fare le patate cotte. Sì, non fa presto, devo Sono di vitale comprare. importanza. Oh, vede che tu ci puoi sta scarseggiando. Si vede che l'ultima volta, nelle ultime 2 giorni sono state piene di gente. Devo comprare carbone. Macelliere. 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 Ma non c'è Macellaio non c'è. Asdrubal. Asdrubale non c'è. Ti serve E carne? io co il cuoio mi serve. Ah, devi andare sempre dall'Emporio. Che magari l'ha comprato lì a due, magari lo troviamo uno. Speriamo. A tre lo trovo. T'ho inculato. E non so dove sia Asdrubale, aspetta, me lo contatto. Sì. Vai. Vediamo se viene. Ferito. Chi è che ti ha ferito? Felipe. Ale, tu Qua è l'hai visto il mio carbone. mercante? Ale, guarda il mio carbone, il mio mercante. Sì, fra, ma è una truffa 25. Con Sì, lo 25 so, te ne mi ha prendono fatto lo stack. sconto. Ma che sconto? Quanticine ci ho fatto. Ci ho sconto Boccaciucci. Ah, raga, qua vende i minerali in casa. Sì, e glieli puoi Qua. anche vendere. Però a voi non conviene perché tanto il fabbro li compra. Jamal Junior. Cioè, un Ah! diamante 30. Ma manco vende il carbone! Un diamante Il 30. carbone deve andare sempre da pizza. Ale, hai visto il mio mercante? Guarda, vieni, Aspetta, vieni a buttare. devo andare dai fabbri.
Ciao Christian, dov'è Simon? Ah, tutti e due, venite con me ragazzi, vi faccio vedere una cosa nuova per voi. Che tu te ne sei andato prima che vedevi. Scusa, ero andato in lava per il mio incidente perché hanno No, fatto un no, dico incidente. Christian, lo so che tu non c'eri. Lui è andato via un po' prima. Vieni, vieni. Mi dica, mi dica. Stavo pensando sul fatto alla mia Ah, comunque attività. oggi è tranquillo, se vuoi andare nella tua attività fallo, fra, perché oggi i pirati non ci sono nessuno. Cioè, dicono fu fuori RP, ci sono solo Martina e Scogna che scavano e costruiscono, quindi. Cioè, puoi anche non fare il capo Meglio poliziotto. così, no, direi. Sì, ma c'è poca gente appunto per il problema che c'è stato. Andiamo comunque. Che palle, però. Vabbè, raga, capita purtroppo. Intanto venite. Ma la motivazione si sa. Ma che cazzo ne so che è combinato Discord? Avranno buggato tutta la Madonna. Venite, venite. Allora, signor Fabbri, guardate qui. Ah, di chi è? Devono ancora sistemare i prezzi, però. Jamal Junior. Ah, 30 diamanti, un diamante, 30 di rame, un diamante. Ok, ciao, fra. Allora, i diamanti non li prenderemo da qua, a quanto pare. Allora, voi dai. Allora, 30. Di chi è questo negozio? Sai scritto il Blaze. nome? Inf Blaze è cosa? Perché loro sono fab. Come cazzo hai capito, Vabbè, ah, ho comprato un po' di ferro. se Andiamo, ti andiamo. serviva. Te l'ho detto perché se ti serviva trovavi tutto qui. Sì. Ma poi dopo Ah, parlo con venite qua. Mediano. Aspetta. Sì. Qui se vi serve carbone, roba altro, Che si chiama questo c'è un po' Felipe. di tutto. Ma che cazzo ne Che si chiama do? Felipe. Chi C'è un cazzo po' è dei Felipe? prezzi strani, però, se ti serve qualcosa urgentemente. Ma che? Ma è un negozio tipo abusivo, praticamente. Praticamente, ecco, sta scritto fuori. È Vendo Emporio del tutto, scusa. benessere, il business che fa per Signor Doge, dica. venga, venga. Ma dove cazzo sei? Ah. Venga qua e Oh, le non pago le attuale. tasse se vuole. Ripari anche Ah attrezzi? sì, venite a pagare le tasse, ma questo. Il fabbro Sì, sì. no, ma ho tutto io, ho tutto io. La. Casa nuova com'è? Sono curioso, cioè, è bello. Ma molto più grande. Abbiamo una stanza da letto. Allora, fammi vedere un attimo chi ha pagato le tasse. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 persone. Tu paghi per Calogero e per te. Trovo un attimo i vostri Sì. documenti. Ogni volta li perdo. Eccoli. Allora, lei mi deve 10, 25, 35, 40. No, 25, 35, 40, 50. 50. Sessantacinque, 75, 85, 90, 90. Ok, mi sembrava strano. In realtà dovresti pagare 95, perché adesso chi vive insieme a un'altra persona paga 5 per esempio. Però, Cioè, quindi in poche abbiamo parole dovrei pagare 105. fatto. No, 95, ma in tutto ciò se abbiamo fatto lo sconto, dai, visto che il comune ha le casse piene. Ah, a proposito, vado a vendere 46 diamanti al fabbro. Ma una cosa, signor Doge, cioè io che faccio marinaio, non so perché, da quanto ho capito la scorsa volta lei comunque ha comprato l'armatura a tutti, quindi avevo un debito con i fabbri, no? Non so se già l'ha ripagato. Sì, tutto, mi pare. Ok, dico, io che faccio marinaio non prendo tipo uno stipendio fisso. Dico, non le Anche sto questo è chiedendo. vero, sì, però. No, Però dico, vabbè, non fa niente, magari per oggi possiamo sorvolare, ma vabbè, ma possiamo chiedere, oggi se diciamo, pago lo stipendio è un bro. po' inutile perché non lo farete quel lavoro, ve lo dico. Infatti. Perché non ci sono i pirati. No, ma io stavo domandando, signor Sì, Doge. lo so, dico nel senso, ti sto dicendo, porco dei, capito, Sì. no? Turi e Calogero. Ok, signorina, non La so se ha signor visto, Turi. ma Mi dica. ho fatto il negozio, quindi Sì, sono l'ho venuto a visto. comprare. Mi sa Buon che mi turno. servirebbero un altro stack di soldi.
Venghi, venghi. per il porto perché Dai, signorina, a me può sempre chiedere. Anche l'offerta è sempre perfetto valida. Prego. perfetto perfetto grazie. Bene, quindi andiamo a fare. Allora, intanto che adesso vado e poi leggo la chat, intanto che aspetto che. Carbone. Grazie. Carbone. Cazzo è il carbone? Come Salve, cos'è il salve, salve, carbone? salve, ma prima Come io c'ero, prima io sì, signori c'ero. Fabbri, cioè, dovreste saperlo Ma cos'è il prima io carbone. Perché c'ero, c'è perché il tutta questa cervello fila? dall'altra Perché tutta parte? questa Sì, fila? ma no, come ce so l'avrai cos'è il senza carbone, sapere? però. Oddio! Le Ma vieni qua! Allora, cosa vuole? Mi serve che mi trasformate questa pietra nella pietra questa. Sì, Quella il brick, il il mattone, brick, forse. perfetto, dai. Sgancio, Va bene? sgancio. Le do uno stack, prego. Uno stacco, 64 su. Sì. Un 64 ne vuole, giusto? Sì. Ok, Vai, vai, lavora, allora. lavora, lavora. Fumo e Allora. ci sono. Ah, veramente devo cucinare. Va bene, Panzer. Sta arrivando il macellaio. No, piano, piano, piano. Ombre. Ah, ma prende gli altri ordini, fra, sembra un negozio, cioè Salve, una. buonasera. Un'offerta per voi, ragazzi. Ho 46 diamanti da riscattare. Vuole 40. Vuoi darmi 46 diamanti? Sì, e le faccio un buon prezzo. Avanti. Ogni diamante è 10 di rame. Per il Prendi il comune. portafoglio, prendi il portafoglio, prendi il portafoglio, prendi il Entra, portafoglio. entra, mi permetto di entrare. Allora, entra, entra. Allora, Vieni 10 qua, vuole, vieni, allora. vieni, aspetta, vieni qua. Allora, facciamo un attimo il conto. Allora, intanto che loro fanno i loro scambi, io sono un Allora, attimo. ti do, ascoltami a me. Ti do, cosa ti sei? C'ho 26 pezzi di oro grezzo. Te li regalo queste, tieni. Non Ok, mi sembra un cazzo. 41 di ferro, ti faccio pagare 15 di rame. grazie. 15 drama, ok. Dammi 15 rame e ti do 41 pezzi di ferro. Questa è roba che abbiamo sequestrato, quindi stiamo facendo scontato. Vi serve polvere di redstone, lapislazzuli, scheggia di amnesti, No, per ora non ce l'abbiamo, non carbone. abbiamo. Carbone no, ce l'abbiamo. Ok. Allora, c'ho 4 ossidiane, mi servono? No, l'ossidiana non ce n'ho come Lanterne? lanterne neanche. Ok. Questo le devo vendere alla costruttrice, le lanterne. I Sì, se diamanti, le allora, dà. sono 46 diamanti, quindi mi devi dare 460 di rame. Allora, Allora, ogni diamante ti ho detto 10. Se io te ne do 5, sono 50, ok? dammene 6, 18. Poi, se ti servono altri, me lo fai sapere. Te li vendo allo stesso Bene. prezzo, va bene? Sì. Salve signorina, signorina, vorrei parlare con lei. Siamo Allora, poveri uno così. stack e 22 di lanterne. Io te le regalo, però devi usarli per fare le luci per le strade. E ti pago anche la manodopera poi, va bene? Se vedi che in alcuni Va bene. punti manca, per esempio, vedi là c'è il palo. Magari vedi che qua è poco illuminato. Se ne fai un altro uguale. Signorina, Allora. sì. Quante brick vuole? Non sta. Abbastanza bene, Gabri. Siamo talmente ricchi. No, no, no. Sono tutte le cose che ho sequestrato. Ti ricordi? Tutta quella merce che ho sequestrato. Sto vendendo tutto. Stiamo facendo un po' di soldi, guarda i soldi che c'ho addosso. Sto vendendo tutte i minatori. Oh, ciao.
Il carbone, il carbone. A chi serve il carbone? A me. Tutte e due. No, a me Oh. serve di più. Facciamo Allora, affari. con calma, ragazzi. Qua vedo che vi state ammazzando per il carbone. Lo dividiamo. A uno Esatto. do 45, uno 44. Ok? Ok, 44 e 45. Va bene, dammi 20 pezzi di rame tu e 20 pezzi di rame tu. Allora, vieni, venga qua, venga qua, venga qua. Vai, tranquillo, Gabri, a domenica. E Dopo dobbiamo pagare le tasse. vieni al comune, io qui sono. Ecco perché stai chiudendo la porta, vuoi stare lontano da noi? Stai Che esplorando poi c'è tutte da le pagare case. la dimora. Vedi che sta esplorando più tranquillo adesso? Sta Dov'è? esplorando tutto. Sono qui. Allora lo paghi anche per me. Non penso. Tieni. Dammi 20. Aspetta. Ti controllerei. Sto controllando il mio inventario. Ok, ho pagato. Tieni. Se l'è ripresa lei, oh! Se l'è ripresa lei! Non è vero. Oh, siete senza carbone? Allora, giro! Minchia. Se voglio pagare le tasse. Vieni, Quanto c'è da pagare? vieni. Un attimo solo che sto facendo la seconda cassa dei soldi della nostra grande nazione. E insomma, qualcuno sta a piangere il culo. Sì. Chissà perché è proprio Calorcer. Che lui è un uomo di alta cultura. Di Un vero intenditore. cazzo. Allora, questo riporto alle signorine al vetro, che avevo comprato vetro per lei. Allora, tasse, dovete pagare le tasse, immagino tutti. No, Sì. Già Sì. fatto. Già fatto. Calogero devi pagare. Allora, Bebiale, lei quante È attività ha? Dove questa. Una. Questa è la cassa. Qua. cazzo è? Bravo, che me lo ricordi la vecchiaia, ragazzi. Ah, questo qua Sì. possiamo cancellare. È stato eliminato. Cavo Franco. Sì, addio. Addio, amico mio. Allora, lei ha solo un'attività, 25. Che poi non ho capito come mai hai scelto di lasciare un'attività. Troppo stress lavorativa? Sì, non riesco a dedicarmi a tutto, cioè mi occupa troppo tempo Allora, più che altro lì. dovevi dedicare prima uno e quando avevi completato bene l'altro facevi. Allora, Giovinciola, penso anche tu hai solo l'attività 25, non hai Hai un'altra. già pagato tu? Sì. Perché ne 25? Sì, andiamo? 25, sono aumentate le tasse. Ah, oh, ok, avevo infatti 20 e devo andare a prendere altri 5. Vai, Giovinciola, c'è una cosa, per oggi facciamo noi sconto al comune, dai, Vai, sono facciamo l'ultimo. 20 e una barca, dai. Va Giovinciola, bene, Bebiale, va bene? Ma io ho pagato Ok, 25, che grazie. sconto. Vabbè, ma Tu sei tu. speciale. Aumentiamo i libri, aumentiamo, dai. Va bene. Se tu l'aumenti, io le compro dall'Emporio. Hai. Devo dare il vetro alla signorina. Yeah, sei confuso, sì. Ah no, costruttore, vieni qua. Costruttore, anche tu. Qui, qui. Allora, questo l'ha comprato il comune. Ti do questi 64 vetri gratis. Così sa dove comprarli adesso. Per comprare il vetro basta andare dal cartiere, che è già tutto pronto. O Ok, all'Emporio, va bene? grazie. Prego. Wow, Ma lei ha finito tutte le costruzioni? eh sì, per adesso ho finito di costruire la casa, cioè la casa d'attività qua Hai altro da fare? a vento. Devi No, però. costruire, Cosa Giovi. devi costruire tu? E da 4 sessioni, dì con me. La devi costruire tu, dai, non rompere i coglioni. Dico. L'officina, devo ingrandire. Ma che officina ingrandire? Dai, no, c'è gente che ancora non ha attività. Giovincio, vieni qua. Aspetta, Ok. Pizza, ti serve ancora il costruttore. Aspetta, prima chiediamo un attimo al signor minatore, perché mi pare che gli serviva l'attività della miniera. Quindi Ah, ok. abbi pazienza. Le faccio dare, vado qua. Mi serve a me. Mi serve a me. No, no, panzo va a cagare. Oh, dai, Vincere e vinceremo.
Boh, non risponde, Giovinciulla. Allora, Giovinciulla, noi abbiamo due E costruzioni mi da serve fare. la stalla. Ok. Allora, mi stanno dicendo, metti come priorità questa roba. Appena entra il signor Asdrubale, cioè Panzer, deve costruire la stalla a lui, ti paga profumatamente. Ok. Ok, sì. E invece per noi, vieni con me se puoi seguirmi, facciamo questo viaggio mistico. Appena finisci lui, fai l'officina di questi qua e poi costruiamo per Ok. villaggio. Ah, dove stanno sti coglioni? Arabi, oh! Arabi, 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 arabi. Allora fa prima la stalla a signora Sdrubale e poi fa l'officina per voi, va bene? Va bene. Ok. Poi quando Ah, finisci queste aspetta, due volevo fare strutture. anche l'attività per lui che fa il minatore dal Nether. E che è l'officina allora? No, io voglio fare l'officina, però anche lui vuole Ma che costruire cazzo la. ingrandisce? È perfetta così. Ah no, ma però ho bisogno delle fornaci. Ma poi le fai? Fai fare l'attività prima a lui, poverino, Gesù Cristo. Dai, prima priorità, cose più importanti. Poi sei Allora qui. costruttore. Allora, fai conto che lui c'ha solo due commissioni. Ok? Oh, Panzer. E poi ti fai fare l'officina appena si libera. Perché poi tanto a me appena finisce ciubecca le due strutture andiamo a costruire su un nuovo villaggio. Capito? Va Vabbè, sì, bene? allora vieni. E Asdrubale, eccolo, giovinciulla. qua? Buonasera. Buonasera, Vale. buonasera. Allora, ho Vieni con bisogno di me, Ben. fare. Ah, ma pure Nati deve aprire l'attività nuova di là. Buongiorno. Cosa? Osservo il cielo, osservo. Dov'è la costruttrice, ragazzi? Sapete dov'è? Lì, eh? No. No, forse Eccola, no, Ah, no, sì, là. è lì, sì. Sì. Salve signorina. Ah, Ottimo. Buongiorno, buongiorno. salve signorina, le dico una cosa. Quando finisce queste due strutture del comune e finisce la casa a quei tizi pazzi psicopatici che chiedono cose enormi, Sì. andremo su un nuovo villaggio e lei costruirà le prime fondamenta del nuovo villaggio. Ok, la sua casa? La mia casa lascia stare, poi la faremo. Va bene, ok. Quando ora ci sono cose più importanti. E in più, Sì. per mia moglie, che lei va, gli va bene comunque se lei mi sposa, no, tranquilla. Mi ha detto che lei ha bisogno, di costruire la zona per le tartarughe, cioè la casetta tartarughe praticamente. Va bene, tanto quella non penso che mi intrighi molto. Sì, e quello si trova sempre sul nuovo villaggio. Quindi io le dico: finisca il porto, finisca l'avamposto, finisca la casa dei tipi e poi faremo tutte le tre strutture dall'altra Ma la città. casa dei tipi la posso fare anche un po' a tempo Vabbè, perso, ecco, diciamo. se non vengono, lei mi dice: ha finito, Sì. e andiamo lì direttamente. Va bene? Sì, va bene. Praticamente lei ha 5 lavori. Questo già è pagato. Il prossimo l'avamposto lo pago. E poi le altre tre strutture. Va bene? Va bene. Ah, scusami, questo è un regalo dal comune per i costruttori. Un bonus sull'incentivare a Oh, bello, lavorare. grazie, grazie. Va bene, arrivederci signorina. Ricordasi, Arrivederci, arrivederci. sono Allora. musulmano, mi va bene avere due mogli. Sì. Vediamo. Oh, fra. dimmi. Allora, prima di tutto c'è a me, non ti rivolgi mai più fra. Devi chiamarmi il grande sommo doge. Ora l'armatura. Qual è l'armatura? Ok, fra, fammi l'armatura che ci metto in Nether, per favore. persa l'armatura. L'armatura di diamante, si è buggata, non so come cazzo l'ho persa. Cioè, Come sono sei morto nel buggato? Nether. Non lo so. Ma non sei Non lo so morto? proprio. Non dice che sei morto. No, sono morto, Vabbè. fra. Diamante non voglio spendere nuovi soldi per l'armatura di diamante. Io comunque ne vado più nel Nether, l'ho visto. Penso che l'attività mia finisce qua. La vuoi chiudere? Tirato per ora, cioè, sono alle prime armi. Dovevi fare qualcosa di Troppo più presto. semplice, secondo me. Troppo Ma presto perché non lo comunque. cambi il lavoro a posto di chiudere l'attività? Però tu non hai la costruzione adesso. Ah, ma a proposito, fra, tu mi avevi soldi dell'attività, ma mi hai già ricordato, mi devi dare 25 dell'attività. Vabbè, l'ho chiusa oggi, quindi non c'è No, no, devi niente. pagare, vieni qua, rovai. È inutile che scappi, vieni qua.
È inutile che scappi, devi darmi i soldi. Aspetta, fammi io scudo a me. È rimasto solo uno scudo. Un fruto di scudo. Vabbè, vieni comunque. Aspetta. Oh, ma che puoi? Vieni con me. Va pure tu, si dici che allora. Sì, mi devi dare 25, ma vieni a comune per Ah, cambiare fra, mi lavoro. devi Ti do dare consigli per dei lavori. la Sì, ma ti do consigli squadra. Ah, per dei dove, cioè, lavori. mi devi dare anche la squadra, Te mi l'ho sa. dato. Vedi nell'inventario. Ah, ecco, Vieni con me. Allora, ascoltami un attimo. Vieni con me. Paghi l'attività, ma cambiati proprio l'attività. Mo' ti do qualche consiglio su qualche attività non lo più so, semplice. sinceramente, che cosa posso fare. È qualche lavoro non troppo pericoloso, perché se no, Eh cioè. sì, da bro guaglione che non fa Non io cose per sempre, me. Guarda, venghi, capito? È venghi. inutile. Cioè, il nete come esploratore credo che Intanto sia il dammi livello 25, più povera. difficile. E vabbè, ti vedo una roppia. Oh, questo imbroglio qua, già partiamo malamente. Yeah, mi Ah. dispiace. Mi dispiace. Allora, tu vuoi chiudere l'attività, che cos'eri tu? Esploratore Esploratore del nero. Nether. Ok, togliamo. Il lavoro più complicato, cioè, fatti, cioè, Sì, ma facili cazzi miei. praticamente. Praticamente sì. Allora, Ma è troppo signor, lei si chiama complicato. Messia. Beh, Allora, signor faccia. Messia, parliamo chiaramente. Ci sono dei lavori abbastanza sempliciotti. Cioè, allora, il contadino e il macellaio non ti conviene. Perché ci sono tre macellai? Ma che cazzo? Il macellaio, tre macellai stanno e poi ci sta mai carne nel suo villaggio. Ma com'è possibile? Macellaio, panzer. Ah, perché mi sono dimenticato di togliere il cavafranco. Ce ne sono Ah, due. ecco. Cacciatore Quanto ce ne faccio? sono due. Minatori ce ne sono quattro. Quindi non ti conviene. Fabbro pure te lo sconsiglio, ce ne sono tre. Cartiere ne basta uno. Allora, come lavoro c'è l'apicoltore che nessuno lo sta facendo. Potrebbe Cioè? essere una buona attività. Perché con il miele possiamo produrre il. Grazie Marco per la sub. 333 chiamate. Bello, fai il sondaggio così ti do i 100 bit. Allora, io ti consiglio, potresti fare l'apicoltore perché è simile a, produce una cosa che è simile a Come slime. si fa? E Come si servono fa per i l'apicoltore? macchinari, ok? Va bene, non è difficile. Più che altro però ti devo spawnare per forza la casetta delle api, perché i coglioni hanno distrutto tutte le api intorno a noi. L'avevamo trovata e l'avevamo messo con il cartello scritto non rompete, l'hanno rotta. Hanno fatto il contrario, C'è anche vabbè, la sono strega che fa le idiota. pozioni, ma secondo me non è facilino, perché devi sapere bene il gioco. Dio, che fai? Chiudi la porta. Che fai? Vuoi stare da No, solo? sicuramente no. No, te l'ho detto, voglio fare un lavoro più calmo possibile, più base. È facile, Il problema è che i no? Sì. lavori basilari l'hanno tutti occupati, che serve il contadino, per esempio, il boscaiolo. Io te l'ho detto, Secondo me che potevo fare il l'apicoltore. minatore comunque. Ma ce ne sono troppi, quindi. Ma il minatore è abbastanza L'agricoltore. rischioso comunque, non è facile. Sempre No, è molto diventa più. Cioè, fidati. mio. Cioè, Ma comunque te lo l'ho dico, fatto, ce ne quindi. sono quattro e hanno tre attività. Non so quanto ti convenga avere tutta sta Ah, roba. vabbè. Boh, Facciamo stare il minatore. comunque come lavoro più L'agricoltore comunque facile. non lo so come si fa per questo, Ci provo. Ti devi Cioè, far vedo un po' costruire come si la fa. cupola di api, tipo cupola gigante di vetro. E tu là ci Sì, devi il mettere degli vetro. alberi, ci metti il color, producono il miele e tu con le cesoie raccogli il miele. E tu con questo miele puoi fare slime e li puoi vendere per le attrezzature macchinari. E Ci provo, anche dai, come vediamo un cibo, po'. lo puoi vendere come cibo, puoi venderlo per i macchinari, mi pare che puoi produrre una cosa anche. Secondo me lo potresti Ma fare anche l'apicoltore. che. Cioè, che sono il primo, comunque credo che sia una cosa È anche positiva, no? l'unico, quindi ti L'unico solo. conviene. Sì. Faccio sempre lavori unici comunque faccio. Allora, tu non hai però un terreno, mi pare, giusto? Avevi fatto con Ciruzzo, con Gabri. Vabbè, era più di panzerello ora, ma Però non so se. c'è una cosa che ti piacerà. C'è l'incentivo per chi apre un'attività nuova. Praticamente la licenza e il terreno con l'attività è gratis. Licenza. Vabbè, Quindi ci hai sta. un 10x10 gratis. Beh, dici, mi dici, credo che possa bastare avanzare comunque. Apicoltore, allora api. Allora, prima di Ma c'è la. aprire. Se va meglio là, ingrandisco un po' di più. Allora, prima di farlo, però dobbiamo andare, secondo me, da Ciupecca. Vieni con me a parlare con lei, perché Sì, dopo devo sì. fare.
sindaco c'è il macelliere. Ma che cazzo è il macelliere? Il macellaio. O macelliere, o macelliere. La sera non Ma ci hai sarò, non mi dire ragione. no. Ma Marco, tranquillo. Cioè, non è che dovete venire sempre. Assolutamente, nessun obbligo. Ovvio che fa piacere che giocate, assolutamente, ci divertiamo. Però quando uno ha impegni, altro, assolutamente. Poi sei sempre venuto. Pure Nati, per esempio, oggi non ha voluto giocare. Si vuole un po' riposare perché è sempre venuto. Ci sta. Ma tutti da macellaio, guarda che Oh, burdello. mi serve un sacco di cuoio, Mi Matteo. serve un sacco di lana e Mamma mia. carne. Ma Fra, ma tu produci troppo Cuoio. poco, sei proprio un macellaio di merda. Cioè, Ma che produco troppo poco? Ma come faccio? veramente, è assurdo. Guarda Ammazza qua, un non po' di c'è carne, non mucche, c'è niente. ammazza. Che Madonna, ti vergogna. posso vendere. Aspetta, ma non la volta. Già vinci, Va la bene vieni? voi? Cosa? Vabbè. Tu Allora, mi attualmente hai due lavori serve. attivi, giusto? Cosa Allora, Sì, Matteo. però essendo che devo fare due Accantonati. stalle, penso che oggi non ce la faccio, anche perché devo andare presto. Dio, Allora, dove vai? Esci da lì. al momento Quindi penso che un'altra ora, un'ora e un mezza attimo, penso già di via. stare, però capito? Ne ho al momento ne ho solo Ma quindi non 6. costruisci oggi la stalla? Stipendi? A Sì, quanto me la la stalla sì. vendi? Ah, È ok. sempre Ah, 2 a l'attività 3. dell'altro ragazzo non l'apri subito. Ma Ah, ci serve il cuoio, va bene, ragazzi? allora va bene. A me serve. Ben, vieni con me, Ben. Me lo regali? Io Non è sono. nato. Ma Ci perché glielo credo, dai a ci credo. calogero? È così Io uguale la nostra c'ho voce. prendito Bene. Ben, andiamo, dai, Arrivo, vieni. ti vado a prendere il rame. Andiamo da Cosa ti Ciubecca. serviva? Aspettami qua, Panzer. Mi sa Da sì, Vinciulè è troppo mi impegnato. serve. Un attimo, boss, che qua devo prendere un pochettino di cibo, mi sa. Un attimo. Ma vai a comprare il pesce di Nati, che è cotto pure. Aspetta. Ma ci fanno quasi, sai? Ah, giusto. Ah, ma tu sei poliziotto, giusto. Me l'avevo scordato. In tasca, sono proprio io in pratica. Vabbè. Mi Ma prendo come tutte le state al patate. cibo? Fammi vedere, aspetta. Allora, Oddio, tutto fra, sti semi, che cazzo ce la facciamo? Sinceramente, sto da solo, quindi passiamo a sto cibo per ora. Sì, vabbè. Magari quando c'è anche tipo Sora e gli altri, forse servirà un pochettino di Ma più. doveva venire a giocare solo, aveva detto che c'era. Ok, ho sistemato che era una monnezza. Andiamo, dai. Ma intanto sistemate le ceste, vieni. Ma quali palle di mito? Eh no, già c'era, erano quelle che Allora, c'era. Aspetta, fammi buttare sta monnezza. wow, ma schifo sta patata, ne devo mangiare 20 che devo mangiare. Venghi, venghi di qua, venghi di qua. Ma parliamo con la signorina. Ciao signorina. Eccomi. Salve. Salve. Allora, lui signorino qui dovrebbe aprire la sua attività. Quanto tempo ci vuole per costruire una cosa per le api? La cupola di vetro. Quanto ci vuole per Costruire una cupola costruire di vetro per le api. penso Una cupola di pochissimo. vetro? Dipende, cioè, allora dipende dalla grandezza È e un 10 dipende per se trovo 10. la reference per costruire la È a cupola. poco, 10 per 10, insomma, non è che sono Ok, cioè, il grandissimo problema è che non sono edificio. così fa non è così facile costruire una cupola. Vabbè, non proprio cupola, cioè nel senso che deve essere chiuso, ok, di vetro. Allora lo posso fare, sì. Pochissimo, ci Ok. metto poco. Ok, fai una cosa allora, ti ho dato il vetro, lo puoi fare anche adesso. Sì. Che facciamo? Fermiamo qui e costruiamo prima la sua attività o finiamo prima il porta dell'avamposto? Ma un secondo, tanto ci metto pochissimo. Allora andiamo a fare prima la sua roba, dai. Vieni, Sì. Ben. Così ti do anche le Andiamo. api, eccetera, che te le devo per forza Cioè, gli dare. faccio un cerchio e glielo copro sopra, non gli faccio proprio la cupola perché Sì, per vabbè, ora un non è utile. quadrato, non proprio cupola. Poi, cioè, se gli serve almeno per iniziare. Poi, quando se lo vuole fare più bello, un altro discorso. Sì. Per ora un 10-10 balzi avanti comunque. Andiamo a prendere cartelle e scegli il posto dove fare l'attività. Oddio, qui ci sono presi qua. Io in teoria ho già dei cartelli volendo, eh. Vabbè, ormai li ho presi. Va bene. Ormai sono qui. Andiamo. Dov'è Ben? Andiamo. Boh, è rimasto giù. Ah. Signor Ben, allora. Stavo pensando di farla qui, ma credo È che troppo no. piccolo, Io vuol non dire.
No, ah, è caduto il buco. No, ma ti conviene secondo me di qua, Fra, vieni a vedere. Dove stanno i fabbri? Madonna, qui qua i fabbri, Gesù. Aiuto. Ma ti conviene più di là perché qua è un casino. Oddio. Ecco, le api non c'entrano un cazzo. È stato... I sapi chi può? Farà l'apicoltura. Sì, sì, fa l'apicoltore, fra... Ha deciso di fare il lavoro. Sarò il primo, sarò. Ci sono anche gli incentivi per chi lo apre, quindi. Boh, Ben, tipo possiamo farlo. Questa roba, secondo me si può anche togliere. Però... Vabbè, secondo me ci spiamo un filino lì. Tipo di qua, no? Guarda. Oh, vedi qua c'è una bella area. Tipo questa regola. No, ma ci sta, ci sta. Appena si fa la stradina si capisce. Quindi che... Faccio qui, dai. Metti i cartelli. Facciamo da sopra. Penso che sia meglio qua, così spariamo di meno. Secondo me è meglio qua. Quante palle perché ora? È anche più visibile. Va bene, mi fido, dai, facciamo di sopra. Vediamo un allora, po' proprietà. Ben. Poliziotto maggio. Ok. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ciao Vinco Gamer 11. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bravo, 10. Conti, che 5, così 7, fai? 8, 8, 9, 5, 5, 6. Allora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8 9. 10. Creando una nuova strana. Scusatemi, è la rabbia. Allora, vai, puoi iniziare anche. Comunque io scannerò un attimo però. È la mia nuova attività, Giotto. Sarò l'apicoltore. L'apicoltore. Sarò il primo e solo, mi trovo. L'ultimo assoluto. L'unico. Ma serve, fidati. Non so quando arriverai, fra. Beh... Come non ma so quando secondo me può essere utile per un sacco di candele, per le arredamenti. È vero. Per l'arredamento. Le candele. Ma... Per le candele è strabello. Candele si apre, ci sta. Allora, no, vabbè, ma... Ah, vero, Fra, devi aprire... Prendi altri soldi, devi aprire adesso l'attività per venderle. La fai a fianco, tipo un 5x5 negozietto. Perché tu questo lo paghi 15 al mese, non 25. Vieni. Ah, ecco. Al mese, poi ho detto che... Ah, sindaco! Qua, al mese! Questo è bello, vabbè. Dimmi. Aspettami un attimo al comune che voglio... Sì, va bene. Licenza. Pure. E che sordo. Allora, terreno più attività 5x5. Terreno più animali 10x10. Quindi Ben mi deve dare 10-20 monete. Niente di che. Porca! Sono caduto, la vecchiaia. Mamma, sto prendendo un colpo. Allora, eccomi. Voglio prendere la licenza da mercante del Nether. Ma non ti conviene. Ah no, scusa. Tu già hai il tuo collega che fa il minatore, giusto? Sì. Ah, ok, allora ci sta. Fabbro, mercante del Nether. Ti devi aprire l'attività e il terreno. No, in realtà lo condivido con il mio amico. Ah, nella stessa attività fate? Sì, nella stessa attività dove uno vende, un villager vende i minerali e l'altro vende... Allora, quindi devo mettere un attimo nel libro del signorino, aspetta un attimo. Che hai la condivisione, aspetta, terreno più attività. Raga, potete uscire un po', cioè dai. Signore, mi scusi.
Ah, dove sei uscito tu? Ma te ne pare Oh! Mi Aspetta, serve. una alla volta, c'era un Non attimo mi gli otto. basta il vetro. Ora glielo do, un attimo, aspetta. Gli otto, dammi 100. Dove sei fermata? Ok, 100. Ah, già, non so più. 100. Ok, ecco a lei. Ok, licenza comprata e ho scritto attività condivisa. Quindi l'attività vi costa comunque 50, eh? Ah, va bene. Arrivederci. Arrivederci. Allora, adesso tocca a chi? Alla signorina, A che è me più serve solo veloce. del vetro. Allora, le do dei soldi. No, non io, scusami. Devi chiedere soldi a Ben e ti fai comprare Ben. Infatti. Sono povero. Non è vero, sei È povero. povero. Quanto le serve? Quanto le serve? No, no, sto È scherzando. poco, 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 poco. Mi serve solo per fare il Spencer, soffitto. dimmi. Beh, Intanto. devo Ah, pagare. Devo pagare e giusto. prendere il. Come si chiama? No, i Giusto, stipendi giusto. dei marinai, eccetera, no, perché oggi siete tutti off, sia poliziotti che Oh, marinai. super. Ah, ecco. Che Sì. significa, scusa? Che non Venga, lavorate. venga, andiamo al negozio, Vabbè, così scusa, mi vediamo. abbandono in ferie, non prendi con quei soldi. Un sec. No, non siamo in Italia. Allora, mi Da dia. alcune cose. Non Vabbè, dai, ho perdiamo tempo. Dai, capito. paghi. Già, se vuoi fare il Ho furbo. capito. No. Evado le tasse. Oh, paga le tasse. Oh. Scusami, cioè. Già pago No. 90, non prendo mai quello stipendio. Pagano le tasse, Pante, non Dai, paga. dammi almeno metà stipendio, dai. Ah, te lo pago sto stipendio, ah, se no fai un solito panzerotto e amo malamente, Dai, che sto facendo costruire una stalla solo per te. Già il cavallo eh? prenotato. 40 ce li ho, mi devi dare 50 me. Ma che male panza, già fa una bella cagata. Non so se ne volevi saperlo in caso. Volevo saperla. Ok, a posto. Ma che stai facendo? Panzer, ho Grazie pagato le tasse. Ok. Aspetta, ma dove sta il lato uscì? mille. Ma mi puoi dire se abbiamo venduto qualcosa? Mi puoi dire se abbiamo venduto Nether? qualcosa nel Ma non negozio là? c'è un cazzo, fra, niente avete. Che cazzo Ho vuoi venire? capito, fra. Cos'è? Il fatto è che non posso mettere io prezzi perché ho preso altra roba. Devi aspettare che. Faccio Beh, sempre un'altra cosa. Netherrack ci sta il prezzo, ma adesso è un po' incomprabile. L'unica cosa. Nessuno ha comprato il quarzo. Il quarzo? Ma il quarzo devi aspettare un po' prima che viene acquistato. Vabbè, magari qualcuno l'ha comprato. Ah, 25. Aspetta, controllo. No, niente. Ah, ok, vabbè, Però, per posso. esempio, fate i furbi, a posto di vendere le pepite. Cioè, quasi non le compro mai. C'è il fabbro, no? Fate lingotto Ma d'oro e abbiamo vendete detto. lingotto d'oro. Sì, ma loro un lingotto d'oro mi ha detto tipo boh, 5, 6, mi ha detto. Lo paga? E noi, cioè noi volevamo, sì, volevamo comprare, abbiamo chiesto quanto costa e ci ha 6. detto 5, 6, diciamo. Ma stavi scherzando? Come fa a E costare più qua, l'oro che il ferro? Ma e sei che ne so, coglione, pizza, Dani. mi Dani, vieni serve qua. di libro, pizza. Ma quanto lo vendi tu l'oro? Un Io pezzo di l'oro, oro, un quale? pezzo. Un pezzo di oro, Un quando lo vendi? pezzo di Un lingotto. lingotto d'oro, quanto lo Ah, vendi? lingo 5. Fai Vedi, tantissimo. io a 4 lo vendo perché noi video sono qua, ce lo vendiamo. Però è pure alto, ma noi ci siamo solo adattati al prezzo. E io 5 perché lo faccio io loro, ma non è perché le petite poi da loro non posso fare il lingotto. Sì che puoi, Sì coglione. che puoi. Ah, lo so fare, non serve fabbro per fare il lingotto. No. 9 pepite le metti dentro, fai lingo. Anche Appunto, qua però ci niente. dicevo. Ah, eccolo Vabbè. dove è Ben. Andiamo, Oh no, pizza. no, 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 ti ho visto Vieni. male. No, 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 Oh, perché? Ben, vieni, mi devi dare 20. Ah? Mi devi dare 20 monete, ti ho comprato il terreno per mettere la capanna. Per vendere. Fatti costruire anche quello, ti ho Sono sordo, costruito. non la sento, non la sento, sono sordo. Yeah, vieni qua, fascia. Dammi stende. Digli a Nati che gli ho comprato uno stack di inchiostro. Nati, non c'è più inchiostro. Ti hanno comprato tutto l'inchiostro. Davvero? È normale. Perché la mo stiamo commerciando un casino. Ah, comunque il tuo cavallo lo puoi dare a Panzer, sta facendo costruire la stalla. Puoi mettere l'affitto che te lo tiene lui. Eh Perché in caso è no, illegale. è ovvio. Sei un RP. Vabbè, poi in prossima sessione Ma lo sta bene. Ah, ecco. Ma che cazzo è chiuso? Dammi queste 20. Aspetta un attimo.
Dai, ti faccio un regalo io per farti costruire l'attività subito. Tieni, dagli questo stack di legno a lei e digli comprate il legno e ti deve solo costruire. Ricordati di pagarla, che è dopo il lavoro. Capito? Ricordati di pagarla, lei. Ah, ok. Baby Alemo, sai che siamo ricchi, guarda, ho tanti soldi. Oh, quanti ci facciamo i soldi te, no, comune, mamma. Ma poi, veramente possiamo fare per investimenti. A proposito di investimenti, andiamo a vedere le leggi. Ah, non emaniamo leggi da una vita noi. Cazzo. Non abbiamo proposto leggi ultimamente. Allora, a livello di costruzioni, formazione pubblica, no. Porto, un posto pirati. Porto, non abbiamo fabbrica. Ok. Lo so, le casse del comune perché abbiamo sequestrato tutta la roba di un player che non ha giocato più. E tipo aveva metà cassa di rame. Ai. Ah, devo droppare la roba a cosa, giusto? Ora come si mette il coso delle api, ragazzi? Viale, ma è normale, le attività girano. Io te l'ho detto. Solo che se manchi spesso e non hai l'omino, poi è una rottura di palle. Ti sto per droppare la roba. Cosa ne pensi della mia attività? Tutta Ah, eccolo qua, l'ho di tro vetro. trovato l'alveare. Erano due. Sì, ma quando, questa no, questa qua è dove tieni le api. Ora ti faccio vedere. Serve una porta qui. Ma se la facciamo prima così, che se aspettiamo fino in prima. Non mi piace comunque tanto questa cosa di vetro. No, Cioè, ma così si è. vede E tutto. ma così è. Aspetta. Cioè, si è... non c'è privacy, diciamo, insomma. Cioè... Togliti un attimo. Come ci si può dare, ma non danno niente. È bella grande comunque, dai. Oh. A parte la devi ingrandire questa qua, te lo dico. Mi devi spiegare un po' come Mo ti funziona spiego questo un fatto attimo. dell'ape, perché non l'ho mai fatto, quindi magari se mi spieghi meglio. Allora. Ok. Allora, quando esci, prima di tutto metti il cartello che nessuno può entrare, perché sennò ti fanno scappare Sì, lo metto dopo, le api. No, metti adesso proprio. Cioè, mettilo metto dopo. Non proprio. c'ho le cartelle Buah, frate, non viene niente, adesso lo trovo. aperte. Non vuol finire da questo, però che Ma tanto cazzo muore, devo mi fare? vinto. Ma sei. È lui. Assist esterno. Vabbè, tieni, mettilo. Mettiamo qua. Per forza metterlo. Ok, vieni. Ora è Allora. Te proprietà privata. Cancio trust. lo devo per forza fare così perché quella hanno rotto tutti i cazzo di api. Rompi l'erba. L'erba, no, i fiori, fesse male. Lo sapevo, non rompere Tentavo, è come la tua intro per l'erba, i fiori. come Ok, fiore e l'erba, fammi capire. E si sta andando così. E non ho più giusto. Giustamente si servono per impollinare, dai, i fiori, ci Bravo. sta. E Deve dare una zeppata, grazie. ci sta così brutta. Sì, vabbè, ma è per Ora fare l'ultimo. iniziare. Ma ci sta, ma secondo me Poi dopo la questo si ingrandisci. gioca. Se no ti costa Ci vuole in troppo. fallimento. Se no ti costa troppo. Invece tu vai piano piano. Se vedi che vende, ne vale la pena. 1, 2, 3, 4. Le api le puoi fare anche accoppiare. Come si fa? Ecco. Non lo so.
Ti faccio accoppiare. Non attaccare le api, mi raccomando. Ah, con i fiori, con i fiori. Ah, ecco. Prova, DM. Prova, prova. Prova tu. Con un tasto destro, dagli i fiori. Dagliene un altro. Vedi? È l'ave piccolina. Ah. Beh, tra un po' di sessioni mi sa ne serviranno molti di più di fiori. So che ne... Sì, vabbè, ma non accoppiare adesso, è inutile farne troppe, tante. Questo qua, l'alveare, non so come funziona la creazione. Però io te ne metto due. No, no, non rompere. Non lo so, aspettando. Ah, io te lo faccio gratis questo qua per farti capire come funziona. Visto che comunque si innuova, eccetera. Allora, no, per prendere il miele. Per prendere il miele serve questo. Quando loro lo riempiono, fai tasto destro sul miele e te lo droppa. Dove? Oh, è qua? Tipo. Ora, poi, quando è Carlo? Appena hai tempo, guardate un po' di tutorial cosa si può fare col miele, perché ti giuro non lo so. No, ma infatti credo che hai sentito quel rumore? Cosa rara comunque. Dove? Hai sentito quel rumore? Era l'ape che è entrata nella casetta. Vede? Nella casa. Era... Vede? Vedo. È un buon lavoro, dai. Poi ci siamo. Cioè, cosa posso fare con il miele? Con il miele puoi fare, allora, puoi fare le candele. Cosa si costruisce? Puoi fare le candele, quindi puoi fare delle decorazioni per le case. E poi, sappilo che... da lavoro, giusto? Le vendi un casino di quelle. Sappilo, perché sono belle le candele. Con il fango da lavoro, giusto? Sì, vabbè, ma no... Aspetta, fammi vedere un attimo da Wiki Minecraft. Wiki... Non so fare un... Cioè, non lo so posto, fate delle ali, ecco. Minecraft... miele. Cosa si può fare? Allora, allora puoi fare puoi fare le ampolle di miele, ma possono essere usate per fabbricare i blocchi di miele e lo zucchero. Quindi puoi fare anche lo zucchero. I blocchi di miele sono tipo lo slime, lo puoi usare per far fare le cose, capito? Vabbè, cose basilari, insomma. Puoi fare costruire le macchine. Comunque cose così. Le macchine addirittura? Sì, le macchine proprio. Le Audi, Bugatti, sei qua, giusto? Ah no, io intendo macchine da costruzione. Vabbè, allora, si possono fare moltissime cose allora, no? Sì, puoi fare cose sui pistoni. Sui pistoni puoi fare. Pistoni? Sì. Aspetta. Minecraft miele. Vabbè, dopo... cioè, magari quando stacchiamo vedo un po' qualche tutorial, dai. Allora, il miele ti dà tre cose di cibo, quindi resetta tanta fame. E dà un bel po' di saturazione, non è male il miele. Oh, attento, stanno uscendo. Si sono accoppiate? No, stanno prendendo il miele. No, ma non ti conviene farle accoppiare, hai solo tre alveari. Quindi è... Che cazzo è il suo muro? Perché sta roba? Beh, quindi per prendere il miele devo andare fuori città allora, no? No, per prendere il miele loro le riempiono. E tu con le cesoie lo prendi, capito? No, non devo fare proprio niente in pratica. No, vabbè, per niente no. Ma comunque ti devi fare il negozio 5x5. I cartelli ne tieni, vero? Ma perché è sul muro, no? Quei due coglioni sulla barca che hanno... Tieni questi cartelli. Che cazzo. Fai un 5x5 per la tua attività. Tipo, mettilo, che ne so, tipo qua, uno, fai uno, due, tre, quattro, qua, guarda. Uno, due, tre, quattro e cinque, sei. Poi, uno, di... due, tre, quattro e cinque, qua. Sto bene così, che dici? Sì. Raga, voi... Turir. Posso fare un bordello? Ascolta. Piatiti la strada. Oh, ascolta. Con il miele, oltre le ampolle di miele, le cose per lo slime e fare anche le candele, cosa si faceva col miele? Cioè, che ne so. Ah, ho chiesto a persona sbagliata. Poi chiedo a Daniel, che Daniel sicuro sa tutto. Beh, oh, Fra, mettilo uno qua. Cioè, uno qua. E l'altro qua. Quanto è bella la mia nuova auto? Bellissima. Sentito qualcosa, giusto, devo scrivere. Proprietà tua. Carlo. Però vabbè.
Attività bene, scrivo. Sì. Pure se non hai il negozio intanto. Comunque ti regalo, vieni, ti regalo pure la cassa per il negozio. E ti do l'omino, lo vuoi l'omino? Come metto l'accento qua sull'afra? Ecco, attività di Ben. Un attimo, cosa hai detto? Prendi questo, Vino. prendi le casse, rompile, ti, mo ti do una cosa, ti do. Il tuo shop privato ti do. Ah, zio. Fa shop online anche, tipo. Ben. Yeah. L'apicoltore.com, tipo, facciamo. Vedi che ti ho dato nuovo. Adesso metti la cassa qua di nuovo. E no, così va rippato. Un cazzo c'è, ma che ne dai? Vicino la metto, no, separa. Ah, un'illa, aspetta. Ehi, padà. Vabbè, mi stai piando Ma per che è? Ma che è? Perché qua. Al c'è bombo un... che là, sì. Perché c'è un nido? Aspetta. Come si mette? Così. Oh, come si mette? A Nido. terra, oh, come hai visto prima, solo che non dovevi mettere. No, aspetta. Ah, Devi ok, mettere l'ho già dritto. messo dritta. Ecco. Infatti sono storto. Come metto dritta? Vai, Qua scusami, eh. davanti, oh, clicca qua, ti metti come meglio e clicchi tasto destro. Ah, ecco. Ma che cazzo hai combinato? Togli tutte e due e rimettere, dai, è buggato. Solo tu ci si può. Ma cavolo, scusa. Ma solo tu puoi fare una cosa del genere, Allora, così, uno qua, uno qua. credo. Ah, hai Ok, metti il visto? E sono cartello. bancato. E fra, ne tengo il cartello. Wow, bravo, Così. come fai? Mi avete vinto, mi avete. Ma quanti cani c'è? Ma ne basta nessuno comunque, credo. No, tieni. Il cartello, mi permetto. Mettilo Dove sulla cassa, come fai sempre. devo mettere? Ora messi, ok, perfetto. Ok, adesso vedi che ti ho dato un uovo. Tipo marrone, eccolo, bravo. Uovo di dinosauro? Fai tasto destro sulla cassa e fai tasto destro su a terra. Come si leva chissà come? Lascia lì il suo paletto un culo. Vabbè, va bene così ormai. Allora, se tu fai shift tasto destro su di lui, puoi modificarlo, vedi? Shift tasto destro. Cifra, però. Ma fa schifo questa tastiera. Ah, tieni Dai. premuto e poi tasto destro del mouse. Tieni premuto shift, porca dio. L'ha già fatto. Ah, sei dentro, ok. E che non senso. Questo è il tuo omino, puoi modificare tutto, però non devi fare. Non è che chissà cosa devi modificare. Per vendere basta che metti la roba nella cassa, però non mettere Cosa gli devo dare niente. in pratica? Ah, fa Ah. tutto lui in pratica. Sì, vende per te, tu poi metti il prezzo eccetera, ma ti faccio un esempio. Fatti capire, aspetta. Amico, casino sta attività. Allora. Per esempio, ti do già queste due. Tieni. Metto dentro. Metti dentro. Metto dentro. Poi Se fai il tasto destro. blocco. Ora, se vai sull'omino, tasto destro. Vedi. Shift sempre tasto destro. Vedi che sono usciti due oggetti? Sì. Il Ok. concetto che mi dà in pratica. Sì, se vedi sotto ci sono. Tipo lo stop. Vedi che Lo shop. il secondo sta scritto barriera. Al terzo c'è scritto buy item. Tu puoi mettere. Se clicchi tasto sinistro, aumenti. Sempre clicchi tasto destro diminuisci quanto deve costare quel prodotto, capito? Aspetta, fammi vedere allora. Tipo, no, aspetta, io che cazzo sto facendo? Ok. Come faccio a spostarlo, tipo? No, Come aspetta. Come devo spostarlo, eh? Aspetta. Non mi capire, aspetta un attimo. Anello di vetro. Come si mette la cifra, scusa? sei nell'omino, vedi che ci sono quattro stop vicini. Gli ultimi due sono i prezzi. Gli ultimi due, quali sarebbero? Quella a sinistra o quella a destra, scusa? Chi là sotto, gli ultimi due, sia il destro che il sinistro. Scegli il prezzo di ogni oggetto singolo. Ah, ok. Io ti ho fatto bene. No, ne hai fatto un cazzo. Sono quattro, ma giusto? No, No, non hai fatto proprio niente. Io non posso no. Ok. comprare, dice che non c'è niente. No, aspetta. Che cazzo si fa? Oh.
Aspetta. Allora. Ah, ok. Ah, aiutami. Ok, ho fatto. Vedi ora? 4 5 ho messo. Ma non mi esce. Giusto? E si è buggato, allora. Dice che non hai messo nessuna offerta. Come, oh, ho messo un'offerta? Devo salvare, no? Cioè, basta No. che esco, no? Giusto? Sì, ma tu hai messo i soldi, sicuro. Attimo. Oh, perché non posso di più, ma però. Magari, perché non posso di più? Ah, ecco, ok. Che mi fa uscire? Scema, fra che sia. Fra cagnacchi ci sia. Ne può a fatica, eh. Perché non mi fa cliccare, oh. Macarena. Macarena. Dai, fatto. Ma fa tu. Scemo. Vedi per esempio se clicchi tasto adesso si vede lo show. Oh, fra, non mi fa niente. Ah, ma aspetta. Oh, fra, niente, ma fa, perché? Che è sta roba? Perché non c'è il bagaglio? Vedi, ora funziona, si è spostato, forse il cartello buggava. Buonasera. Buonasera. Cosa sta Sera, succedendo? Stamattina Ah, le sistemando il api. Cazzo, suo hanno trovato 3 aldeani. Sì, ma non posso cambiare il Ah, fra. prezzo comunque. È letteralmente impossibile che hanno Come preso 3 aldeani. no? Vabbè, andiamo. Posso cambiare il prezzo, aspetta. Ah, ecco, Scusi, ok. Ah, ora sì, sindaco. ora sì. Oggi è. Vedi ora per sfizio, vedi ora. Oh, state zitti. A me fa vedere quello che ho messo io ora. Te l'ho Poi sei, sistemato giusto? Cioè, ti fa vedere 5. Cazzo è 20, oh. Ma non ho messo 20. io. Te l'ho messo io 20. Perché quello vale tanto. Aspetta, già capito, si sta sperando. Vedete ora. Ti ho messo 11 per sfizio. Sì, Io ora ora l'hai 11. messo finalmente, sì. A meno male, già capito. L'ampolla comunque ti conviene vedere un po' quanto co ti costa l'ampolla. Devi andare dal vetrario. Aspetta, ti porto dal cartiere, vieni. Tanto. Ok, andiamo, andiamo. Andiamo, chiediamo a lui il prezzo quanto che ti costano le E faci, Will, che capo poliziotto, facevo uno cazzo e facevo prima. Invece mi vuoi far aprire l'attività. Vabbè, ampolle. Ah, è il momento di fare business. se sono l'unico che penso che qualcosa la guadagno, aspetta. Ma guadagni tanto sul fattore macchinari, secondo Lo penso anch'io. E c'è qui, già c'hanno tutto, quindi. me. Vieni qua. Il vetraio fra Doge sta anche qui sotto qua, se non sbaglio, che qui si sparagna, vieni qua. Ah, eccolo, Andiamo. viene. Un Bepiale, quanto costano le ampolle? Non le faccio, però te le potrei craftare o te le puoi craftare tu. Ma è una cosa che vendi tu, il vetro è tuo. Sì, quante te ne servono? Te le posso fare anche sul momento, su richiesta. No, aspetta, aspetta. Ma che cazzo sei? No, sto ascoltando, oddio. Quante ampolle fai col crafting? Quanto vetro ci vuole? 3 un'ampolla in teoria. 3 No, no, un'ampolla. scusa, 3 di vetro e 3 ampolle. Ok, fagli 64 pezzi. Allora, sto cazzo. Ok, dimmi. Fagli 64 ampolle. Ok. Prepara il portafoglio. Per iniziare ci sono. Agli altri. Ok, 64 ampolle, 30, 35 di rame. Gli devi dare 35 di Non puoi più rame, fare squadre un cazzo. eh. Capito, Fra. Sì. 35, Aspetta qua un attimo. 35. Questo è una fastidio qui. C'ho Dai, sta una fa, oh. forza a casa via, via. Ciao. Ah, il tuo del cazzo però, eh. Eccolo qua. Dai, porco. Cioè. Riempite il negozio, vero? Aspetta Eh, di aprirlo. comunque volevamo. C'era Bebiale che voleva fare una denuncia qua, eh.
C'è un cazzo, è vuoto, Stefano. venduto al... Sì, il signor Doge. Come dico? macellaio. Non so che con cazzo si chiama Bebiale, però. Abbiamo Bebiale. notato che... Ah, Sì, Mario, mi dico. Mario. Abbiamo notato che comunque in città ci sono... C'è no, la nuova baracca, no? Che diciamo che fa una cosa un po' strana, ok? Dove? Fammi vedere. Allora, no, se viene qua, che cazzo è quello che vende l'edificio? Bebianale, Via, bebianale. vieni, vieni, che stai già. Fammi chiedere al cazzo, raga. Dobbiamo fare una denuncia qua, coglione. Cioè? Perché insultato? Oh, Martin! Oh, tagli, E devo ti pagarlo. aiuto. Aspetta, devo pagarlo, pagarlo, Allora. pagarlo. Aspetta. Allora, lui vende il vetro 64-35. Oh, non lo vuoi? Certo. Vedo, dammi, dammi. Ok, è ovvio che lo Dai, voglio, l'ho pagato. veloce compra, dimmi. E poi, allora, non ha senso che uno compra e rivende così a cazzo di cane. Ma Cioè, chi lui? l'economia è solo l'economia, sì, non ha proprio senso. Cioè, che cazzo è di business è? Ah, che vende a comprare. 32 a 15. No, Praticamente cioè, ci perde 5. vende lui, ma non ha senso, non ci guadagna un cazzo. Cioè, è Ah, proprio... secondo me ha sbagliato i conti, forse. È solo per uno dei coglioni, cioè non ha senso. Cioè ci perde pure, no? Allora, secondo me avrà Ma sbagliato. sti cazzi, cioè, è Come meglio sti per noi, cazzi? Ma no? povero Bebiale, Cristo. È meglio per Povero noi, povero Bebiale. povero Bebiale ha denuncia, fatto un truffa, milione, scriviamo Bebiale. truffa, scriviamo truffa. Cavolo, sai Apri che... la cassa di Bebiale, dimmi se Bebiale è triste. Non è No, tutto ti triste, ma soldi, sta aspetta. stuzza e merda. Per i libri, guarda quanti libri ho. C'è da smantellare, Fammi vedere il cioè. libro a proposito. Guardi, guardi. Mamma mia, che Poi porcheria. questo di... Guardi quanto ce ne sono. Porco Dio, perfetto. Che se vendo le librerie... Ma fai conto che i libri li compro spesso di falegname. Perché vendo tante librerie. Però sulla cura le case sono in fase ferma perché stanno facendo le attività. Probabilmente decoro un po' la casa, mi serve arrostare o business... Ben, Businessman. iniziamo a fare miele perché voglio le candele nel porto e nel comune. Andiamo, andiamo. Ti sai, Fiem? Io vado a Dov'è? dire. Devo fare la cacca. A te pari. Andiamo a cagare, Sono mal di pancia, ho influenza intestinale. Oggi al lavoro sono andato in 3 ore 7 volte, 6 7 volte. Oh, vieni qua, guarda. Adesso le apri, guarda, vieni a vedere. Ah, ecco il... Vedi, fai con le cesoie. No, Oh! no, no! Oh! Ce Non l'ha di fatta! giorno! No, di giorno! Male, povera Che passava? Oh, devo ammazzare! Non di giorno, no, 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 non ti fanno niente più. E dove stai? Mi sono finito! Lo devi fare quando è notte. Devo fuori 5 di giorno, devo fare... Siamo di Tieni, notte! guarda, tieni. Carla? Sì, è l'attività di Carla. Che okay, l'ampolla, cosa devo fare? Adesso, Cosa stai facendo qua? Dani, tu che sei esperto, per mettere il miele nell'ampolla, come si fa? Come si fa il miele? Devi aspettare che le api prendano abbastanza miele, vedi? L'hanno Che è fatto, l'ha nell'alveare. fatto. Oh, mi è morta un'ape. No, è stata nell'alveare. Ah, sembrava morto. E comunque hanno fatto un Oddio. figlio. Madonna, no, hai già un figlio, No, è no? morto, stanno fra. morendo le api, fra... c'è qualcosa che non va. Non è perché c'è attaccato? No. No, Ah, mi hanno boh. attaccato. Allora sono morte. Aspetta, ma gliele Vabbè. ridò, aspetta. Comunque non devi cacciarle, cioè non devi No, toccare. se venite appunto muoiono. Ah, Ah, fra, ma infatti. sono le api. Ok, dai. Capì, fra, lo devi prendere solo di notte il miele. No, no, fra, devi prenderlo quando c'è il falò sotto. Ah, devi mettere il falò sotto, giusto. Il Ma falò? non lo può tenere sempre attivo il falò? No, ma il falò non si spegne mai. Dico, lo può tenere anche se le api non hanno messo il miele? Ah, sì, tanto Ah, loro ok. entrano. Ah, dopo te li faccio i falò. Comunque, come si fa il miele quindi? Cioè, le fave quindi? Praticamente loro entrano e mettono Ma abbastanza miele. capito. Io Te
Pigli l'ampolla, quando lascio il miele fai tasto destro e piglio. Con l'ampolla? Eh. Ah, non deve usare le cesoie? No. A che serve la fava? A che serve la fava? Qua si è riempito. La fava serve a fare un blocco là. La fava serve per... A fare il blocco di per quello là, lo slime? No, no, no. No, un po', cioè, ho capito come si può fare. Vai, più qua, vai. No, 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 non far... Ah, stai accoppiando le ave. Non no, prendere miele, aspetta, esci, esci. No, lo so, però, se vuoi dammi un attimo una ampolla, dammi un attimo una ampolla. Ti attaccano, fra, ti attaccano. Aspetta, bravo, per essere tre fu io. No, no, che fu, fammi con me. Vieni con me, bene, ti faccio io la roba. Aiuto, ci sto capendo quasi. Vieni, sei con me, no punzaggio. Ampolla, beh, sinceramente non ho capito come devo prenderlo e quando devo prenderlo. Ti piace il cavallo di nade? No, ti disegna quando è. Hai visto il cavallo di nato? Sì, addio. Addio. Ma dove cazzo sta? Andiamo, mio nobile destriero. Ah, già io a fatica. Vieni con me. Annaccio, santo Gesù. Vieni, prendi. Scusa, chiunque può salire sul mio cavallo? È normale. No, no, non per bene. Questo serve la stalla, perché tu hai il certificato che il cavallo è solo tuo. Ah, sì? Sì. Ma io dove lo braccio per così? Troppi pesci in mano. T'ho detto che è piano. Ci serve adesso il carbone, hai carbone? Carbone! Vabbè, mi stendo una sfasseria a Nanzaretto. Ci affu qua. Mi serve. Cazzaggio come lei. E c'ho il carbone, dolce, venga. Ah, ho fatto io. Io lo c'ho uno stack che... Sì, ma è la base, è una nanza da giunto, cazzo. Infatti, al prossimo volta mi può portare a pista, per meglio, agiti. Troppo caldo sotto la scrivania? Porta a pista, faccio prima. Ho sbagliato tutto. Cazzo, vieni pure qua, Alvin, cazzo. Hai capito il dolce. Oh mio. Ah, il favo a cosa servirebbe? Non ho capito. Perché mi ha dato del favo? Oh, non lo so che cazzo. Eccomi il razzo. Mica da giati. Le tue api l'hanno fatto. Non lo so a cosa serve. Allora vieni. E mia le potassi, non lo so. Voglio anche io la tua grafica, va bene. Ah, Fabbro. Buongiorno. Beh, andiamo a sistemare qua. Quindi mi raga, sei da dentro. Perché hai messo una... Oh, no. Non ci sa una. No, è troppo complicato questa attività di morti. Guarda adesso, se fai così, guarda, tieni. Se premi tasto destro, guarda. Ma scusa, ma perché vedi? Fate questo? Fallo tu adesso con un'ampolla vuota, fra. Qua, guarda. Vedi che qua è pieno di miele. Oh, guarda. Qua. Aspetta. E dove devo metterlo? Qua, tasto destro su questo. E non si mette. Vedi? Ora c'è il miele. C'hai due ampolle col miele, giusto? Okay. Ma perché fate? Cosa serve questo qua? Vieni, esci. No, tu l'ape. Ah, oh, mamma mia. Rucazzo. Senti, fra. Oh. Ma ci sono due ape, giusto? Sì. È complicata sta cosa delle ape, comunque. No, non è complicato. Doge, ma perché fate questo? In che senso facciamo? Che cosa fa le ape? Servono... Una tecnologia nuova che è simile allo slime e poi questa è un'alternativa se non c'è lo slime. Oltre il cibo, oltre il cibo, vedi? Lui c'ha le ampolle e quanto cibo. Costa 11? Mamma no, no, 11, ho sbagliato il prezzo, spiegamoglielo giusto. Vabbè, le metto a 7. 5, 5. Quanto c'è a mettere? No, è il blocco di miele? La candela come si fa invece? Con la fava. Ah, ecco a cosa serve la fava. E come si fa? Passami la fava, Ben.
Bravo. Sì, questo serve per fare le candele. Come ricordo, questo serve per fare la lana. No, aspetta, vediamo, aspetta. Per fare la candela serve cordicella e favo. Ok, cordicella e favo. Per le cordicelle, Fra, vieni a comprarle. Allora, sai che il favo lo fai tu, no? Quindi non hai spese. La cordicella devi andare dai cacciatori, vieni con me. Cordicella ce l'ho. Lo so, poi intanto ti faccio vedere dove si compra. Minflex! No, vieni qua. Ma come sono messo questi? Si mette di le mani addosso ad oggi? Infatti non clamano questa gentaglia. O buffi pacca. Per le cordicelle, la tua fortuna è che i cacciatori sono... Cordicelle le vente Sora, se non sbaglio. Ma sì, non c'è più Sora. No, ma dovrebbe avercela, vedi? Avrà. Ce le ha, vedi? Oh, chi è? Aiuto! Ma è un anno? Aiuto! Oh, perché fa? C'è la 5 a cordicella, quindi vuol dire che tu una candela la puoi vendere anche a 10. Il massimo prezzo che la puoi vendere. La candela quasi, come si fa? Aspetta, ma ricordo. Cordicella sopra e favo sotto. Cordicella sopra e favo sotto, ok. Ma ti do il favo, così te le fai tu. La vendo a quanto tipo? Ah, secondo me a 10 è onesto il prezzo. Beh, il doppio ci sta, eh. Allora, tu ricordati che se usi l'ampolla, fai l'ampolla di miele, ok? Aspetta, devo prendere, aspetta. Vedo le cose. Oh, andi, ci faccio i miei soldi da fare. Ho preso due, ma stai sempre i soldi, stai uscendo. Allora, ma non gioca da un sacco di tempo. Vabbè. Allora, Fra, con la fava praticamente fai le candele, ok? Quando ti servono le candele devi raccogliere con le cesoie, ok? Quando invece ti serve per lo slime, il blocco di slime, cioè il blocco di miele, o ti serve il miele come cibo, perché tu ora puoi produrre cibo, usi l'ampolla, capito? Ora, aspetta, chiediamo al nostro mastro fabbro, che è la nostra Wikipedia, aspetta. Vabbè, Io Oh, Simon, vieni un attimo con noi. Ti manderei qua qualcuno in prigione, eh? Ti manderei qualcuno in prigione qua. Simon, vieni. Ma come mi permettete di aprire la prigione? Una cosa, Simon. Per fare il blocco quello là dello slime, però di miele, servono 4 ampolle di miele, giusto? Sì. Ok, perfetto. Quindi puoi fare... Il miele, praticamente il miele puoi fare tre cose: la candela, la ampolla di miele, che sarebbe cibo, e lo slime, giusto? Sì, basta. Ok, perfetto. Capito? Lo slime serve solo per fare un blocco. Ma prima se vengono imparata una cruda. No, come fa senti cosa? Fra, dolce, però sai, sappi che con le api fai solo tre oggetti, non puoi... Ah, cazzo di prezzo mese, ok. Comunque tre oggetti solo puoi fare, tu, capito? Allora, lo slime non serve a niente. Così lo devi vendere, fra, è perfetto il prezzo. Non mettere. Lo slime non serve a niente, serve solo per attutire la caduta. No, lo slime serve per l'ingegneria. No, quello là, no, questo blocco qua non serve a niente, non fa il blocco più cibo lo slime. Ah, e come si fa allora quel blocco lì? Con i blocchi, con gli slime, quella che ti droppano il mostro verde, che so. Per fare il blocco, lo slime di miele. No, per fare il blocco, cioè il pistone appiccicoso che serve per l'ingegneria. Questo qua non serve un cazzo, il blocco di miele, quello un cazzo. Ma quando mai? Che stai dicendo? Io ho visto gente che costruisce con quello. Che cazzo? Ma per fare... Ma mica lo mette sul pistone. Ma sì, puoi farlo. Sì, fazzo, di me. Allora, Minecraft, miele, farm, fammi vedere. Ma che cosa si coltiva qua? Cannabis? Magari. Ma ci sono le api. Oh, mamma tu. È nata freccia. Le api, freccia è mezzo. Mi vuole un'altra freccia. Ah, vero, sai Carlo, lo sai che ti puoi far fare la macchina che produce miele in quantità infinita?
Che fa tutto lui. Quando ci sarà un ingegnere capace di farlo. Ma io posso farlo anche io. Oh, Minecraft io so miele. Fare le ampolle. Io so fare le ampolle. Ma sindaco, può metterle che con le palle di neve fanno male. Però non c'è divertimento. Sì, Daniel, Daniel, puoi fare quello che ho visto ora. Parecchi hanno usato il miele per fare i macchinari. Sì che serve. Ah, Carlo, fai la candela. Metti la candela qua dentro e metti il prezzo 10. Lo vuoi un honey block? Oh, porca la madonna, ero su Wikipedia. Nasce Gidamu. Ma che dici? Come si fa la candela? Aspetta. Si dice. Allora, sopra, la sopra la cordicella e sotto la fava. Cordicella e sotto la fava. Ah, ecco qua, candela fatto. Ok, mettila nella cassa. Adesso vai dal tuo bot e metti che costa 10. Oh, per sci... comunque. Ah, per scizio, dai un blocco di miele, no, per vedere. E compratelo. No, che business, no, te lo compro. Ah, un po'... Okay. Wow, vabbè. È giusto il prezzo 20, fra. Vabbè, sì, è 5 per 4. Vabbè, no, fra, candela 10, no, che cazzo c'è già. Ma costano le cordicelle. Ah, le api. Hai visto? Abbiamo... il Messia ha fatto le api, finalmente. Quei tre alberari sono cresciuti naturalmente, ovviamente. Beh, se lo prende anche un pochettino la mano, comunque. Per forza. Sì. Allora, è un po' piccola sta roba, non siamo ingabbiati. Poi la ingrandisce, piano piano, mica può spendere tutti i soldi così. Ma dove stracazzo è, Giovi? Mamma mia. Ma sta costruendo la stalla, lasciala costruire. Ma dove sta? Lascia la sua stalla, cazzo. Oh, fra... Wow, 20 è un casino, raga. Fra, ma è allo stesso valore dello slime, che cazzo dici? Ho capito, ma è molto più facile a fare che lo slime, questo è il cazzo di miele. Non è vero. Voglio, okay. No, guarda che ci sono dei macchinari che devi usare per forza il miele. Lo so. Vero. Ma che cazzo c'entra? Qua vai lì e prendi il miele e fai blocchi, non ci vuole. Ma che c'è? Lui deve guadagnare. Guarda l'api, l'api, l'api. Ma poi parli tu che vendi diamanti a 30, Gesù Cristo. No, io non faccio le mani, faccio le mani, faccio le uscite da qui per favore. Perché? Uscite, non entra nell'attività dei gatti. Uscite, stiamo le mirando un'attività. Ma è a vetro, Gesù Cristo. È la più bella a vetro. Ma è un'attività aperta al pubblico. Guarda, guarda, poverino. Ricordati, Carlo, di prendere i fiori in giro, perché i fiori li puoi usare per accoppiare. Mamma mia, poverino, mamma mia. Qua non posso uscire. E qua dove deve essere? Ma oh, qua bisogna chiamare il VGF, ragazzi. Sì, quando che ci vuole deve essere per te questa attività. Poverino. A quanti api ci sono? Cioè 5 api vivono in 10 blocchi, mamma mia. Ale è cresciuto dove vivi grano. Io vivevo in 35 è metri grano. E io sembra. Questa la casa delle api è più grande della mia. Vabbè, ma le api sono più Mi dai una fava. Mi una cosa. Ah, cazzo, di grano. Allora, le fave non le vendi. Come non le vendo? No, allora mi dai un attimo una fava, devo fare una cosa. Ma compratela, coglione, te la devo. No, la vende! Ma la metti, ce l'ho timba. No, il fave non la divisa ancora, aspetta. Mettila una dentro. Metti una fava dentro. Quante cose già vedo, non è giusto. E metti il prezzo. A quanto posso vendere? Una fava, fai conto che ci fai una candela. Fai conto una fava, la puoi 2-3 monete. Scegli tu. Vabbè, 2, dai, faccio contento. Ragazzi, comprate da me l'apicoltore, è arrivato in città. Comprate, comprate. È arrivato da Rodino. Rossa, fava. Oh, vediamo il porto come sta bene. Oh, che bello. Viene bene? Piace? Sì, questo è lo studio, sarà molto contento l'ammiraglio.
Signorina, sì, comunque... fatto vedere, aveva già detto che era grande, poi gliel'ho ingrandito ancora di più. Per la sua felicità, guarda là sopra cosa c'è. C'è il mercante del miele, quindi ci sono anche le candele per decorare le case. Oh, là. Perfetto. Ho usato un attimo di due lanterne per decorare un po' qua. Va bene, comunque le dico, quattro signorina, lanterne. Io nell'ammiraglio voglio un paio di candele, voglio delle decorazioni, e le pago ovviamente. Ok, se me le porta direttamente mi fa un favore. Quante candele le devo portare? Cosa le serve? Boh, 4, non so. Ok, va bene. Non me ne servono così tante. Signor Ben, no, però l'ape non la puoi farla più rientrare. O il guinzaglio oppure non. Ma ora sono tutte incazzate. Fra... Ma come l'avete fatto incazzare? Se mi danno, è ucciso un ape. O il guinzaglio oppure non la fa più entrare. E danni, devo crescere. Ma come cazzo fa entrare un'ape che è uscita? Ma perché l'avete picchiata? Ah, non le cirre, però. Ma perché state qua? Perché me ne andate per fuori che dobbiamo lavorare qui? Comunque, Ben, devi farmi 4 candele. Ma è ma escono perché sta agendo. Ma perché Dani l'ha piccato alle armi? Ah, Dani, ma scusa, la porta non è privata. Perché la gente. È perché Ben rapa porta ogni volta. Sì. È giusto una volta. Ah, quindi quella da ammazzare? Sì. Va bene. Hai accoppiatevi, ragazzi. Ma no, perché hai picchiato la... Guarda come vogliono uccidere Pizza, non possiamo uscire, guarda. Allora, vedi pure prima, cazzo che... Vabbè. Se vi allontanate, le api... No, no, Simon, vieni un attimo. Stanno incazzate, bravo, mi sbaglio. Sì, sono incazzatissime. Come faccio a farle? Mo si allontanano e si tranquillizzano. Non aprire la porta. Comunque, Ben, mi devi fare 4 candele. Quindi devi prendere la fava, non prendere miele. Vado a prendere i soldi del comune. Fava come si prende? Aspetta, fava. Con le cesoie. Dove si prende? Qua? Sì, aspetta che fanno il miele e poi le prendi. Io intanto vado a prendere i soldi. Ah, hai già fatto 2 candele, ottimo. Detto 4 candele la signorina. Quindi andiamo a prendere 4 candele. Giusto, da sopra. Sì. Però subito la terra. Quali sono? Devi aspettare che fanno il miele, purtroppo non fanno subito. Poi vabbè, piano piano ingrandisci, fai tipo. Già se fai 20-30 case, fidati, fai il miele come niente. Ha fatto uno. Ah no, è entrato, scherzavo. Adesso sembrava. Ma perché sopra sta un tronco? Perché è un albero. No, è dove sto sicuramente. Oh, aspetta! Ah, ok, non sapevo, già avete preso l'albero davanti a casa. No. Rosso. Vita. Paura la candela, sì. Peggio. Molte grazie. A breve le porto le altre due. Hai altre candele?
No, è solo voce, si vede, si apre. Ecco, ecco. Ecco, fai fatto, è pronto. No, 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 no. No, la lampo. No, devi fare le cesoie. Ah, no, c'è mise. Mi sono pugliata. Vabbè. Ce la prendo la prossima volta. Ah, ma servono le candele. Ah, ne c'è sto bench. Le candele potete pure colorare. Ah, giovane, ti taglio il rosso, hai capito? Faccio 50 per 50, hai capito? Hai già investito i soldi, hai investito i soldi. Oh, che 50 per 50, qua dovevo spandermi pure io. Dai, ma come si fanno gli alveari? Alveari? Questi qua, c'è una cosa, questi... Non li puoi prendere, quelli alveari. Ma loro no, le api non li costruiscono? No. Devi spawnare un albero e pregare che ti fa l'alveare. Wow, che stronzato, veramente? E allora facciamo che a lui magari gli facciamo pagare per ogni alveare tipo 10 monete. Facciamo prima così. No, ma li puoi craftare, però tipo c'è bisogno di un po' di risorse. Cioè? E che cazzo sei? Faccio vedere, vado avanti a vedere. Aspetta, vale. Ma che cazzo? Ah no, ci vuole un cazzo. A quanto lo sta la temperatura della tua scheda video? Penso 60, 70. Ma penso 70, solitamente 70. Dimmi. Non costa niente, bisogna di 6 pezzi di legno più 3 di favo. Allora vorrei il palo. Infatti... non mi ricordavo la pensavo ci volesse allora. Quello figo. E mo glielo dico a Ciruzzo dopo. Aspetta, c'è quello figo, questo qua normale. No, quello normale, ok. Che shader la, è la completa? Se sono sincero non mi ricordo, non ti devo dire. Sì, è completa lì. Finire, però in pratica finisco un attimo qua di sistemare due cose. Oh cazzo, sono caduto. Signor Ben, ti puoi droppare anche le casse per le api. Puoi fare altre alveari. Servono 3 fave e 6 pezzetti di legno. Dove le metto poi? Aspetta. E poi le metti... 3 pezzi di legno e 3 fave. Praticamente devi ingrandire poi. Ingrandisci e poi metti un altro albero e fai come ho fatto qui, uguale. Per ora non ti conviene. Prima ti conviene comprare l'altro terreno. Che sì. È un pochettino piccola sta attività. Ma sì, allora... per ora falla crescere prima. Vedi se fai i soldi. Se fai i soldi la ingrandisci. Hai preso altre fave? Sì, ho preso la corticella per ora. E lo stanno a dove sta, però? Che non fanno mirror, si caso. Se tu metti così la lampone. Lampone. No, c'ho la... C'è su questa cosa, giusto? Sì, la c'è su. Io non vanno... Sì, non... Ciao. Ci sono altre fave? No, Ale. Come cazzo si crede, questa roba? Aspetta che si fanno il mille, aspetto tempo. Io non lo so come si fanno. Io le api non le conosco. Andiamo a dormire bene nello stesso letto. Così. Così le api si svegliano. Parlo. Che vuoi dare avanti, no? Viene. Ai. Approfittiamo che non c'è nati, dai. Facciamo così tu. Wow, già staccano questi qua. Ma loro sono bambini. Batti. Tocca. Vabbè, hai già capito. Ma ha giocato a un cavallo, ha giocato. Ah. Chiaramente. Abbiamo.
Ma fa su miglia. Dai, no. fa colpi una strada, cavolo, Dove? È troppo brutto la mata di tipo. Ma sta la strada qua. Ma se non gioca. Dici. Vabbè. Però schifo. No. Scusa, tu vedi mille che esce. No. Io vedo cose che voi umani non fate. Comunque, per capire se c'è miele, vedi che le casette hanno due buchi? Vedi quei buchi, sono scuri. Quando diventano gialli è pieno. Eccolo! Fatto, eccolo, vedi, guarda. Guarda. Ah, cos'è, ecco. le cesoie. Quante fave hai? Sì. Ok, me dai uno. Ha cattato il... Avagulo! Ah, come? Io mi facendo fare la più... Oh, io provo il toxic. Perché si chiama notte turi questo? Cosa vi serve? Voglio... Guarda come si chiama il tuo bot. Notte turi. E l'ho scritto in chat io salutando buonanotte. Notte turi. Andiamo, metto sto stickante la beva, ma come si lenta. Se è peggior con me. Perché dare il zamanene? Che cosa ci fai? Le candele. Due candele mi servono. Due? Aspetta. Metti sto cazzo io. Aspetta, che non l'ho mai fatto l'attività, ok, mi fissiamo mosso. Oh, ok, grazie mille. Oh, finalmente. Ah, te che cosa serve? Ecco a lei, signorina, le ultime due candele. Grazie mille. Grazie a lei. Allora, tac. Vediamo i soldi che ha fatto Nadia oggi senza giocare. Uno stack di rame, veramente. Da posare i soldi di Nati subito nelle casse. Faccio più soldi quando ci sono. Non sei contento? Penso che la mia attività oggi non ha venduto proprio. Boh, io non vendo mai in attività, faccio soldi solo con armi e libri. Minchia, scherzo. Ma... Vabbè, ma il cibo non è che lo compri soldi sempre. Oppure l'inchiostro, sempre ha venduto l'inchiostro, no, Bebiale? Ti ha comprato, perché gli serviva per fare i libri. A proposito. Di libri. Ho 11 librerie, un po' di roba. Non ci sono barche. Andare a prendere soldi a casa. Mi servono un po' di libri, voglio fare un paio di librerie per sicurezza.
Notte dura la fatta male. Sì, è stato bellissimo. Non so come sia successo, ma è successo. Che si fa? Anzi ci te lo rimborsi. Calorcela, mamma. Vabbè, io devo comprare i tuoi libri, cioè. Andiamo, andiamo. Vado a rubare la tua attività. Vai, vai. Un sacco di cose qua ci sono tanto. Oh, pieno. Sì. Anzi, sai che ti dico? Mi compro un paio di palle di neve. Vai. A rompere i coglioni. Ai ai. Io vado. Dove vai? Hai riempito il magazzino, vero? Cosa? Hai riempito il magazzino? Eh no, ho appena venduto di nuovo 5 stacchi di tutto. Non immaginavo di diventare così potente e ricco. Dì la verità. Ecco di. Perché gli dobbiamo arrivare il cacciarino. Mario, mi sei vado. Avete visto il signor Calogero? No. È qui il Calogero. Dove? È vicino a noi. Quello che ha detto no. No, ma aspetta. No, scusi. Ho sbagliato il nome. Come si chiama l'altro? Carlo Verome. Vabbè. Ah. Però non fanno male le palle. È vero. Non è divertente. Raga, sto facendo, posso? Fammi vedere la stalla, fammi vedere la stalla. Tre. Vedere. Così mi dici pure quanto pago. È piccolo. Ah, perché ancora non l'hai comprata l'attività? Ho detto, ma questa sezione fanno una, poi nel banconotto. Vieni a destra, vieni a destra. Ma qua bisogna fare un bel ponticello, eh? Ho una strada fatta bene. Ne metto delle sesi in mano. Bello, bello. Molto bello. Non ti conviene tipo dividerli poi gli animali? Sì, è già fatto. No, vabbè, mettiamo solo cavalli, quindi. Ah, comunque, sì, no, intendo nel senso dividere. Vuoi dire, venirci il cavallo? Ah, Nati vuole già affittare per il suo cavallo. Ma affittare oppure comprare? Già ce l'hai il cavallo, affittare la stalla, il posto. Ah, okay. Poi ovviamente ti dà anche, gli dà la, ah, le targhette Nati, quindi Nati può dare nome agli animali. Quindi il suo gli mettere il nome. Sì. E ma quanto lo posso far pagare secondo te? La stalla? No vabbè, tipo a stalla faccio 10 a sessione, giusto per farlo stare nella stalla. Così tanto per. Sì, ci sta. Un pezzo simbolico. Però se uno lo vuole comprare l'animale proprio? Che. Ma sì, secondo me un animale a meno 40 RAM, ma secondo me anche poco. A meno uno stack, poi dipende dal tipo di razza di animale, secondo me. È ovvio che sei il miglior cavallo. Quelli là d'ossa penso con uno stack va bene, poi quelli là. Sì, sono quelli che valgono di meno, quindi. Esatto. Devo andare a cercare i cavalli. Ma questo già l'hai registrato? No, infatti questo ti lo dico. Andiamo a registrare. Quant'è? Panzer, i falò devo fare, mi serve la il carbone. Il po' tutto sto carbone. E
è un 12%. Vabbè, servono 3 pezzi di legno, un pezzo di carbone e 3 stick. Minchia, tutta sta. Ok, questa... quindi quante ne sono che ti do il carbone io? Aspetta, te lo conto, te li conto subito. Dodge, vieni a vedere, ho fatto sulla spada, ho messo saccheggio. Vieni a vedere quante ne ho. Ah, sei riuscito a mettere saccheggio. Vieni al negozio. Eh sì, io il pizza l'abbiamo, io e Filippo l'abbiamo trovato. Mi sono ripreso dopo. Oh, mamma mia, finalmente. Questa attività prospera. Adesso sì. Sai che ne sono, bocchine. Ah, comunque 15 per 17, per 12, aspetta, ti dico il prezzo. Allora, quanti falò sono, Giovi? 30, sì, 27 non ho contati, però 20. Quindi servono 27 pezzi. No, il legno io ce l'ho, quindi non è un problema il legno. No, il problema sono proprio il carbone qua, perché... Salve, Dojo. Salve. Cosa hai in mano? Ah, nell'occhio! Buonanotte, signor sindaco, signor Dojo. Ah, buonanotte, signorina. Ho visto che ha quasi finito, finalmente. Sì, il porto in teoria è finito. Ok. Vabbè, è finito? Sì. Ah, allora vieni, ti do la paga. Dojo, scusi, ma il mercatino quando apre? Domenica. Ah, va bene. Penso di sì. Poi vedremo. Dov'è la signorina? Ecco qui. Le do anche di più perché ha fatto un buon lavoro. Hai visto? Paga ricca. Ora manca l'avamposto, giusto? Sì. Grazie. Ah, se avete sentito qualcosa di strano... è partito. Sì. Ma che cazzo ha combinato? Allora, un attimo solo che cancello dai dati questo lavoro fatto, completato. Allora, porto completato, quindi mancherà l'avamposto pirati. Poi gli altri lavori, essendo comunque pericolosi sull'altro villaggio, le pagheremo di più, ovviamente. Poi, vabbè, l'avamposto chiederò dopo informazioni esatto per... Sì, va bene. Per quando... come costruirlo, perché non ho... Va bene, nessun problema. Va bene, arrivederci, buonanotte a domenica. A domenica. Va bene, ragazzi. No. Non andare da sdrubbare. Asdrubale 54. Quanto? 54. Porca puttana. Ciruzzo, 15 per 12. Quanti cazzo di cavale? 54? Sì. Aspetta delle buste.
prendili, stanno a terra. Sei pieno di soldi, piangi pure. Normale. Vai, aspetta, scegli il cavallo, vieni. Che devo scegliere? Mira. No, ma non lo scelgo, non li comprerò per me personale, comprerò un paio per il comune. Ah, no, non vuoi il tuo personale. C'ho quello di Nate, cazzo, mi prendo. Ah, fate due minuti. Sì, la vita è costosa in questa città. Grazie, ragazzi. Allora, lei mi ha dato 55 comunque. Sono anche onesto, le do una monete. Faccio un regalo. No, le faccio un regalo. Va bene, accetto questo regalo. Hai scelto, hai scelto. Ah, a posto, ho registrato comunque. Ho registrato tutto. Registrato tutto. Adesso 105 in sessione, vamos. Non ho più carbone. Grazie. Ah, paga il comune. Do la carne ai miei uomini. Sta facendo pubblicità al tuo, alla tua alga. Pesce bello, pesce fresco, tutto questo, tutto al pisello. Devo posare i soldi nel comune. Vedi, vedi. Vedi a che serve l'alga. Ora c'è carenza di carbone. Ora stanno andando tutti a comprare la tua alga. Va bene, è stata bella questa chiacchierata. Signor Simon, ti serve il carbone? Ah, no, no. È meglio l'alga, fidati. C'ho la lava. Stai zitto e compra la lava. Si chiama economia forzata questa. Doge, non credo che funzioni. Ciao la bomba io. Che la bomba mette nel culo. Allora, ciao signor Bebiale. Ciao Arturo. Ciao. Questo è simbolo arabo. No, fai a rimettermi. Oh! Dai. Non brucia. Chi vuole l'alga? Comprate l'alga. L'alga, miglior conduttore per fuoco. Comprate l'alga. L'alga a prezzo buono. Comprate l'alga. L'alga fa tanto fuoco. Io ho solo alga. Vi faccio vedere come funziona. Se andate non ho bruciato tutto. Ah, poi me la devi spiegare come funziona l'alga. Sto facendo adesso il live, guarda. Porto. Che hai fatto?
forse. Ah, come si fa un bet? Guarda, dimmi più carbone, basta. Ma che nate nascondi le cose, Gesù? Ho otto salve nascoste. Alga, prezzo buono, alga, prezzo buono. Sono un vero uomo di marketing. Oran, l'altra cucina meglio. L'alga? Sì, l'alga. L'alga mi pare che dura di più rispetto, ma perché si fa un blocco con l'alga. Ti faccio vedere, adesso ti dimostro questa altra tecnologia che abbiamo scoperto. Ombro, pesce, pesce, no. L'ho comprati due stack, come funziona? Allora, te le faccio vedere, aspetta. Oh no, no. Allora, prima di tutto lei con un pezzo di carbone deve iniziare a cuocere l'alga, ok? Quando lei è arrivato a 9 pezzi... Chi vuole due di rame? Aspetta. Io. Non so chi sta la tua opinione. No, 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 no. Ok, dai, tieni. Aspetta. Tieni. Ecco qua, due di rame. Grazie. Ecco, vedi, lei deve fare questo oggetto, guarda. Blocco di alga essiccata. E come si fa? Con 9 pezzi alga, di... Sì. Ah, ok, bruciate, ok. E ora lo metto nella fornace. E appena finisce con il vecchio carbone dico quanti pezzi cuoce, va bene? Vai. Va bene. Un attimo, scusa. Con gamma. Allora. Aspetta. Abbi pazienza, ho detto. Con calma. Eh sì, ma lei mi dà fretta. In che senso ho messo il zombie a lavorare nel porto? Cazzo sta. Allora, abbiamo finito. Ora io uso l'alga essiccata e metto 64 pezzi di alga. E vediamo quanti pezzi fa. Non ci credo. Intanto che aspettiamo, venga di qua. Io guardo, sto facendo anche il testo. Che sono un bravo ragazzo che spiega le cose fatte bene. Posavo l'alga. Oltre a questo la puoi anche mangiare. Ah. Allora, vediamo. Attualmente siamo a 2 fatti cucinati. Adesso 3. È tempo che cuoce. Ora raccontami un po' la sua vita. Un pezzo di carbone quanto... facciamo questo un test. Un pezzo di carbone. Aspetta, ok, ok. Facciamo un bel test. Vado a prendere un'altra fornace. Allora, togli un attimo questo cartello, poi glielo rimetto io. Ah, intanto guarda, sa già 7 cucinate, guarda, puoi guardare con i tuoi stessi occhi. Ora prepariamo questo con il carbone. Ed hai fatto con un blocco? Quello sì, è un blocco che sta cucinando quella roba. Vediamo il carbone, ok? Andiamo. E qua facciamo le varie cose. Ok, vedi quanto riesci a cucinare con un blocco. Hai visto? Già 10 cotta. Noi vediamo da quello, capiamo. Da quello lì. Ah, vediamo. Ok. Scusi Doge, ma questo pesce qua che vendete voi, Rio Mare? Rio Mare. Ah, Rio Mare. No, perché lo compro un sacco, sai. Abbiamo noi fatto per lavorare. Ma noi il tonno lo peschiamo nei miglior mari di zona Osiris. Salmone. 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 Vedi? Vedi? Vedo altri salmoni là giù in fondo. Lei sta vedendo, no? Sta vedendo la qualità, la differenza. Sì, veramente saporiti. Ma perché state cucinando delle alghe? No, sto facendo un test per fargli vedere. Ma te le do io gratis, ne ho tipo 4 stack. No.
qua. 15. Cioè, già qui sta quasi finendo e ne ha cucinate meno della metà. Ora vediamo, aspettiamo la fine. Appena si spengono, controlliamo. Sì, no, cioè già qua è finita, ne ha cucinati 8. Ok, qua è finito. 8. Ok, 8. Sappiamo che ne ha cucinati. Lascio 56 per farti vedere. Lei sta ancora cucinando, 18. Arriva a 20 comunque. Dovrebbe essere quella numero. Immaginati con una fornace potente. No, 19 sa. No, no, 20, 20. Anche che io non uso. Grazie. No, dai a me. No, le compri. Scusami. Che le pago? No. Vedi? Ne ha fatte 20. Vende, signora. Lei dovrà 20, decidere. Però fai conto che è 9, 9, 12. Quindi sono due blocchi di... Sì, ma quanto costano le alghe? Le alghe 9. Le paghi... 8, 9 di rame le paghi, te da 64. Il carbone quanto lo paghi? Un sacco. Allora 5, anche un sacco. Vado allora a prepararmi con le fornaci. La sebbe più con... cioè. Vedi che economico, scusatemi. Sì, ma io dove compro le fornaci? Le fornaci? Perché si compra? Insomma, le devi fare tu. Ah, faccio io le fornaci? Da sni, cioè, cazzo, che è vendere la fornace? Già mai sentito. Come va l'attività? Fammi vedere. La signorina Ciupecca ha quasi completato il porta, visto? Ah no, l'ha finito. Ottimo lavoro. Ah, l'ha finito proprio? Sì, sì. Mi pare che ha detto andiamo a vedere le ultime finiture. Ha fatto un ottimo lavoro, è molto molto bello. Domenica inizia l'avamposto. Sì, c'è qua. Bello, bello. Brava. Bella, eh? Guarda, guarda. Dentro... Cosa ci mettiamo dentro? Tipo navi, cose così, barcatel. No, questo è dell'ammiraglio. Qua dove l'ammiraglio sarà. Infatti spostiamo la roba, aspetta. Iniziamo a spostare tutto, mi scusi, mi scusi. Non io. Ben. Sono di zona, aspetta. Mi serve una mano. Ma dove sta? Ah, qua. Bravo, prendi questa roba. Ok. Successo lo possiamo diminuire. Il carbone, okay. Beh, era un po'. È un pochettino povero il signor. Finalmente si toglie sta brutta struttura vicino al porto di mia moglie. Come si scende a casa? Ah, ok, si deve aprire la porta. Si scende. Mi scusi, signora. Signor poliziotto, ma lei a volte mi sembra un po' scemo. Ma modo sciupare. Fra il carbone dove lo metto qua? Aspettiamo di mettere la cassa. Qua è dentro. Un pochino buio qui dietro, comunque servono delle candele mie, tipo. Già ce ne sono, vabbè. Ma si vero venire, è un cimitero, non è?
Allora, aspetta, mettiamo un po' di touch. Usparagna, ci capiti, Metti il carbone qua dentro. Comunque, ho fatto un sacco di candele. Aspetta, sono un po' un attimo concentrato a sistemare. No, 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 no. Dalla console puoi leggere i messaggi privati delle persone? Sì, posso leggere, mi sa. Ti dico subito. Ok. Oh, senti. Oggi. Aspetta un attimo. Lo zucchero, a quanto posso venderlo, tipo? No, mi serve qualcuno che scrive, perché non so se, se è così. Qualcuno deve scrivere un messaggio a caso in privato. Ah, scriva in privato, se scrive un messaggio in privato. Aspetta, faccio io. Dov'è? Discord? Sì, posso leggerli dalla console. Ah, no, ho fatto. Ah, ok. Era un tasto. Stai dicendo, lo zucchero a quanto posso venderlo più o meno? Lo zucchero? Come hai fatto a fare lo zucchero? Con la l'ambulla posso fare lo zucchero? Non so quanto ti conviene. Perché fai conto c'è la canna da zucchero e non costa un cazzo la canna da zucchero rispetto alla roba tua. Vabbè, allora c'è stato. Lo blocco. Buonanotte. Di mille, come si fa però? Con quattro un po'. Blocco di mille. Ah, quattro. Ma piene, vabbè, giusto. Lo so, ma mo vai piano con l'attività. Cioè, nel senso, vai sul tranquillo. Comunque i soldi li puoi lasciare anche in questa cassa. Nessuno se li può rubare. Beh, metti nella casa, mi faccio bene. Vabbè, no, se no hai annanzi a rete ogni volta. Infatti. Ci metto, lo sai? Un attimo, compro 4-5 candele per me. Quando avremo casa. E sono fighe, sto bene. Puoi cercare il mio messaggio di persone, facciamo un ascensore. Ehi, cercare. Un po' pazzo. Lo 10. Allora, mi servono i soldi, a cercate il candele. Vabbè, vabbè. Mi voglio le candele. Quando avremo casa nuova giapponese a candele. Venerdì e domenica ci giochiamo sempre, solo che oggi non avevo voglia, allora sto giocando al bambino. Ci ho fatto un cazzo, ma... È solo per capire chi ha ragione. Ma in che senso? Sì, comunque, ho scritto io il messaggio privato, esce nella console. Anche quello che mi ha scritto Panzer è uscito. Da già. Fui. Oh, prima se ne accorgi, prima che se ne accorgi. Perché io, perché ci rubo cavolo? Ho visto pizza, mi serve pizza, rechiudo, scemo. Oh, aspetta, ecco, ecco. Ecco. Ah no, questa è bebiale, pensavo fosse pizza. Dimmi, dimmi. Mi piace stare nella così, vero? Come hai fatto? Se le faccio così va bene, che dici? Ma bellissima, come hai fatto? Magia. Magia nera. Wow, belle, falle di vari colori. Wow, ma cosa posso mettere queste qua rosse?
Boh, ma non lo so, se lo compri il materiale che hai usato per cambiare il colore. Si usa il fiore praticamente. Ma se ti servono i coloranti li vende il cartiere. Ah, ok. Vieni, vieni. Allora vai, il cartiere non stanno. C'ha vari colori, te li faccio vedere. Quasi mi ero dato. Ma che scemo tu. Motivo di una litigata. È troppe attività comunque ci sono. C'è molta concorrenza qua. Ecco, un mio amico vino solo tu, Omir. Vieni. Sì. Ecco, vedi, c'era lui i coloranti, guarda. Cioè il rosso, giallo, bianco, rosa, vedi? Ah, ci sto. E poi li vendo a buon prezzo. Secondo me quella rosse sono più belle ancora. Falle anche rosa, ti prego. Vedi se ci sono rosa. Sì, ci sono rosa. Perfetto, accanto un sacco di rosa. Quanto te ne sei? Abbastanza. Perché io ci avrò la casa rosa, quindi le faccio a tema rosa. Così, guarda se la casa mia. È maggiappo. Sì. Però se non piace. Ah, preparami le candele, che tanto penso che la settimana prossima la inizio. Quanto te ne sei proprio per me? Fai 10-15. Facciamo 20, eh? Fai 20. Vediamo quanto è ricco questo. Quest'uomo è poverello. Vediamo i soldi di Ben. Dove stanno i soldi di Ben? Vabbè, spacci i miei soldi per questo bocchino. Tu non hai visto niente. Non hai fatto niente. Niente, ho visto quanti soldi ha. Voglio vedere chi è il più ricco del villaggio. Yeah. È il comune. Il comune ha due casse piene di stack di rame. E lui quanti soldi ha? Lui ha tipo 12 stack. Quanti soldi ha? Faccio finta di non aver visto. 12 stack. E quindi è molto più ricco di me. Ah, sei così? Vabbè, ma tu hai investito però. Io, ci madonna, sta. Se sto investendo. E allora vogliamo. Vabbè, ma ci sta, stai guadagnando un casino. Ah, comunque vuoi vedere dove è la tua concorrenza. Magari gli dai fuoco qualche botta al villaggio. Che sì, lo so. Questo è quel ragazzo che vi cacciatura. Sì, ma solo a loot. L'ho scritto io. Ma sta qua da un sacco di sessioni. È buono, l'avevo visto. Io ho un sacco di animali che non ho più carbone. Infatti mi sono fermato. Ah, c'è l'alga se vuoi. L'alga? Sì, l'alga cucina. Devi fare l'alga essiccata, poi 9 fai il blocco di alga e rispetto al carbone, il carbone cuoce 8 pezzi, l'alga 20. Ok, no, ti fa? Sì, vieni. È una buona alternativa al carbone, se non c'è carbone. Poi oggi c'è solo pizza come minatore. Solo pizza, però mi sa che arriva poco. È normale, ha venduto un casino. Ma mi riesce già il blocco? No, dovresti per forza comprarlo crudo, perché Nati non c'ho mai pensato. Ma crudo poi per fare quella essiccata devo cuocerlo, no? Mo ti faccio. Allora, intanto tu compri. Sì, ma ti faccio un regalo, aspetta, ti faccio un regalo, così lo testi pure. Ho i soldi a casa, riesci un attimo? Ti faccio un regalo. Testa e dimmi cosa ne pensi. Ho capito. Okay. Va a casa e pigli i soldi. E se io compro l'alga e la devo cuocere ma non ho carbone? Questa devi usare. Ti cucina 20 pezzi questo. Quindi già fai due di questi. Quanti blocchi su? Sono due blocchi e due pezzi. Sono 9 alghe per un blocco? Sì. E mi riesci a prendere 3 sacchi di alghe? Vieni a casa mia e te le pago. Va bene. Ah, devo andare a spacciare i miei soldi, stai facendo? Beh,
bello, bello, mi piace, devo mancare più spesso. È quasi finito il log. È perché c'è carenza di carbone. Vedi? Mi piace. Quando c'è carenza di una cosa va a vantaggio degli altri. Dovrebbe essere sempre così. Sennò l'economia gira sempre sugli stessi. Brava. Poi anche perché comunque il carbone ci vuole tempo per prendere, l'alga no. Allora, quanti stack ti servono? 2, 3. No, sono i soldi di là, però porca puttana, cioè. La certo l'alga costa 9,64 pezzi. Guarda qua che ho preso. La polvere di illuminite, questo è utile. Questo lo venderei a pazzo. Senti, quante stack ti ha chiesto? 3, 4, io ho 4 se vuoi. Sono 9, 18, 27, 36. Un po' di carbone. Vabbè, iniziai, vuoi portare il cavallo un attimo nella stalla? Perché ho lasciato uno spazio apposito libero. Ah, sì, è da domenica Nati ti paga, va bene. Sì, sì, va bene. Nati, come vuoi chiamarlo il cavallo? Spirit. Fantasia, però va bene. No, no, non lo so. È Ciro. Ciro? Ciro. Va bene. Il fabbro non c'è, quindi mi rubo la sua cosa del fabbro gratis. E spammiamo pure soldi per fare la targhetta. Ma io ce l'ho la targhetta. Lo so. Ma serve per cambiare il nome, serve il fabbro. Ah. È tutta un'economia. Vedi, non gira sempre sulla stessa persona. Non è perché se tu hai le cose. Ciro, quindi. Nadia, hai fatto letteralmente quasi 3 stack di rame solo tu. Forse anche di più. Domenica c'è tanto da fare, lo dico. T'hanno svuotato il negozio. A parte la roba che hai in altre casse, spostala nella cassa lì, se hai già roba pronta. Ah, qua c'è la roba incantata. Carlo voleva le corde, ma gliele do. Vado prima da Ben. Signor Ben. Signor Ben, ho un regalo per te. Un attimo. Ti ho dato il regalo. Cordicello perché sono. Te l'ho data, te l'ho data. Un regalo, qual è il regalo? Tanto andate, non servono un cazzo. Ma cosa? Le cordicelle le ho regalate a cosa? Oh. A meno male. Ci fai lo sconto sulle candele, ok? Ok, già questo non è. Ok. Come è scusi, ti regala roba, tu non fai sconto. No, io le regalo. Dammela perché. Te l'ho data, no? Comunque vieni, ti faccio vedere come si chiama il cavallo di Nati. Se fai il tirchio non gli dà niente. Bene. Il cavallo. Guarda come si chiama il cavallo di Nate. Si ma lì è Tannanza. Tannanza come scia. Ok. Nata vot. Scendi, fai mettere una. È stupendo. Guarda come si chiama. Ah, dove sta scritto, scusa. Ah, Ciro. Ma che sei un suolo, cioè, non ci capito. Minchia, capì? Vuoi fare. Andiamo a casa di Panza e vediamo chi arriva per primo, va bene? Sono due, vai. Vabbè, siamo là. Siamo là, oh minchia. Panzer. Asdrubale. Guarda come uccideremo qua. Guarda che con violenza. Che volo. È un nuovo macio. Ma vai, portalo dentro, muovendo.
cavallo, datemi un cavallo. Te l'ho uscito, Panda. Grazie. Ok, Nadia, ora hai la stalla, vedi? Ma qui il mio cavallo verrà tutelato? Sì. Panza risponde alla tutela del tuo animale. Quindi se me lo rubano è colpa sua. Sì, vabbè, non te lo posso mai rubare perché c'è i cartelli. Tu paghi 10 a tu a giorno. E il cavallo nessuno te lo può rubare. Ciro! Oh, bravo Ciro, eh. Arrivo. Sai, questo è il cavallo più debole. Però solo questo è mio. Il mio? Nati, quando le vendi le targhette? 20? Mi salto, prendiamo. Vieni qua, vieni qua, cioè, quando? 20 all'una mi sa. Sono troppe? Boh, è giusto. Com'è casa nuova? Quale casa nuova? Dici la mia? Io non ho una casa nuova, sempre quel cesso vecchio. Assurdo come stia girando questa economia, mamma mia. Sembriamo una città di 1000 abitanti così. Pensa, oggi manca metà gente. Ok, ti ho pagato le targhette. Povero Daniel, si è perso i soldi. Ehi, state dentro la prossima volta. No, non mi piace. Ah, facciamo così, dai. Ah, ma dici nella vita reale? Io penso stai dicendo su Minecraft. Sì, comunque molto molto meglio. La cucina un po' meh, però il resto è tutto a posto. Avevo capito che dicevi su Minecraft. Stavo su Minecraft, ho pensato a quello. Anche io avevo pensato a quello, sai. È la stanchezza anche, sto morendo di sonno. Segnala Sdrubale. No. Compro due cavalli. Ho comprato il mio cavallo. Anche io, okay. Compro due cavalli. Il mio ma secondo lei è tanto 10 a sessione per far lottare la stalla? No, no, è giusto. Mi dai due cavalli? Guarda, già si sa, sì, venite. Hanno con Zacca, le glesce. E poi, quando compri un cavallo, quando compri un cavallo, ti serve per forza la targhetta. Nati la 20 a 20. Già? Io ho 10. Vabbè, ma io ne ho 2, quindi poco posso fare. Ah, vabbè, Nati ne ha 10.000. Allora... Adesso scegliere i cavalli? No. Sì, aspetta. Carlo, scegli un attimo il tuo cavallo e poi scegli tu. Vai, vai. Mio cavallo. Puoi scegliere tra le due qua, figlie, no? Qua okay. Da solo sta. Questo qua? Sono io. No, ci siamo, non so. È il mio cavallo di vale, battaglia. Carlo, questo qua. E Amgenia. Allora, esci un attimo, vieni qua. No, Carlo, hai portato cavallo, però. Ah, prendi il cavallo. Quale era? Su qua, no? È quello con la sella, qua.
Portalo dove sta l'altro. Porca. Vieni qua, Carlo, dove vai? Vieni qua dentro. È rimosso sto cavallo. Dove, qua? Sei bloccato. Ma tu cazzo ne hai costruito sto coso? Ma anzi, qua. È sto carabaccio, cavallo. E poi fa le strade. Ma si sta. Vieni qua. Sì, lascialo là, vieni. Esci. Via di sta cosa. A posto. Via. Me la devi mettere là, entra, vai. Vai. Entra. Io ragazzi. Evan Jesh. E appunto. Ma dallo qua dentro il nome, Carlo, perché devi uscire? Ma non si fa con l'incudine. Non ho capito. Con l'incudine si fa? Devi prima dare il nome alla targhetta. Come è finita la? Vai Carlo, vai a fare l'incudine, vai. Cazzo metto su un nome targhetta, vai giù. Devi andare all'incudine. Dove? Nati, mica solo lui l'ha come. C'è carenza di carbone. Non ne capisci, c'è la crisi di carbone adesso. Abbiamo risolto quella del ferro ed è uscita quella del... Quindi vabbè. Come si mette? Ma pure le altre hanno comprato. Devi andare all'incudine e mettere nome alla targhetta. E dove? Da Fabio devi andare. O da pizza, se no vai da pizza. Pizza. Ma un attimo. No, la mettendo un bordello la trovi, va pizza. No, ma è gratis, sì, vai, Vale, prendi un attimo due. Vai, questi due proprio, tutti e due. C'ho già le targhette. Dammi due stack. Tieni. Uno, due. Aspetta. A posto, vai. Vabbè, li puoi lasciare pure qua questo. Là. Dai, no. Mary? Cosa hai visto l'altro, come si chiama? Erdogi. Questi sono del comune, ricordati. Questo ha pagato il comune. Okay, questo è mio privato. Oh. No, qua sarà sì. Ti ho detto per questa ne devo costruire un'altra di stallo. Sì, per forza. Volevo farla tipo, senti, ma se io faccio ma puoi mettere anche un cartello per esempio in alto, cioè a fianco, e scrivi di chi appartengono. E ne ho uno, tu non ce li hai? No, mi devi comprare la mia falegnameria se vuoi. Ciao, ciao, vabbè. Sì, non l'ho comprato, ciao Ale. Ok, vabbè, tieni, quali sono questi? Questi sono del comune, quindi scrivi proprietà di comune, no? Del comune, di comune sembrano per tutti. Cavalli del comune. Comunque, sindaco, sto usando il suo metodo, funziona. Quello là di cucinare? Sì. Te l'ho detto. Visto che c'è la crisi di carbone, usate quello. Fate ma bene. Come faccio il simbolo minore? Simbolo minore? Senti, fallo tu, cioè metti a sinistra, capito? Metti tipo una freccia. Quanto manca fare una freccia? Perché ho la cosa con il layout americano. Si possono comprare i cavalli? Sì. Poi diventa la tua proprietà e puoi lasciarlo in stalla, lui te lo cura. Paghi 10 a sessione per tenerlo in stalla. Per comprare il cavallo uno stack e poi 10 ogni sessione. Me lo posso catturare un cavallo? Lo trovo in giro. Non lo so, lo può catturare? Non penso. No, perché è comunque il macellaio che si occupa di questo animale. Però se me lo porti, mi fai vedere dov'è, poi ti posso pure pagare, magari che me mi fatti trovare un cavallo. Io ne ho visto uno. Vieni. Ma hai bisogno di una sella? O anche la sella? A quanto me la fai la sella? Proponimi un prezzo. 5. Troppo poco. Là sotto. 5 è per quello che è, che neanche ti può prestare. 10. Non lo so. No, non ho un altro di questi, no. Oddio! Ma è morto? Volevo prendere lo scheletro! E chi me li ridà i miei 14 livelli? Non guardare bene. Sì, sono fatto apposta. Ma Carlo si è perso? Probabilmente. Adesso cavallo.
No, vabbè, ma questo... No, ma quelli di scheletri basta, dai. Troppo sa, è una merda pure quello. Ma questi ci sono. Si cercano, si cerca. Senti, vieni qua un attimo e poi vedere una cosa che poi mi sa dobbiamo spegnere. Sì, sono stanchissimo. Vorrei aspettare solo a Carlo che mi porta una cosa, almeno io lo faccio un attimo. Oh, si può fare tipo... Cosa? Non ti ho sentito perché hai corso come un pagliaccio, che? Cosa di terra ne faccio un altro. Cioè terra con delle qualcosa. Sì, vuoi fare quel cazzo che vuoi. Quindi non ci sono regole su queste cose. Ah, a posto. Andiamo da Carlo, sta da Vizio. Ma ci sono due maiali che stanno andando dalle mucche. Sì. Da... Ormai, mi interessa. Sono pieno. Vado a vedere i soldi di Nati. Ciao Ben. Poi se l'ho presa da ho fatto il fatto della okay, dammi una... C'è ancora Zedda lì. Non se ne va più. Che? Non niente. Nati. Non hai niente più. Ho visto. Hanno svuotato proprio le casse. Ma io ho altra roba nelle altre casse? No, eh? No, ti hanno svuotato le ali, neanche è proprio zero. Vendi più quando sei off. Sì. Quando sei online. Meglio. Ah, sono stato io bravo, ho visto che c'era... Ho approfittato io che c'era la crisi, ho detto, da cazzi, venite qua, andiamo noi. No, dico, vale, faccio due... Una sessione in cui farmo, una in cui non ci sono e vendo. Ma è stato solo perché c'è la crisi del carbone, ripeto. Ma che stiamo facendo che dopo? Perché sta roba? Che cazzo sta? Fallo guarire, fallo guarire. Fallo guarire, fallo guarire, fallo. Aiuto, aiuto. Andiamo, panzi, andiamo. Ai, ai, ai. Ma Nati, pizza c'è? Non è il problema pizza, è che c'è metti solo un minuto. Metti la metto io? La metti già che non devo entrare, cosa? Fai il carbone. Ok, posso entrare. E poi a te che sti cazzi hai fatto soldi, quindi la raccogli Pegasus. Di nuovo. Pegasus! Addio! Pegasus! E qui in città. Ma tu hai visto il cavallo del come si chiama il rodaggio? Ma quello mi dici ma dove sei andato quello col cavallo? Che cazzo te ne frega, l'ha pagato. Mannaggia la miseria, vabbè infatti basta che mi dà 10 a sessione, cazzo me ne frega. Dai dammi un attimo che finisco di cuocere le alghe, 2 minuti e poi andiamo. Vai, no ma io ho finito. Ah tu dici nel senso prima di sì staccare. Allora vorrei mettere da parte 20-30 stacchi di alghe se possibile. Vuoi un ordine di 20-30 stacchi? Sì sì. Ma mi conviene. Nati, hai un ordine solo da un macellaio, 20 stacchi di alghe. Domani. Sì. Ma fate la carbonella, se non ci sta il carbone, se proprio vi serve il carbone. Ma poi a che vi serve il carbone per cuocere? Guarda che scogliamo contro di me. Ma la carbonella non c'è il boscaiolo. E poi ti costa comunque tanto la carbonella.
Se per cuocere è meglio le alghe, dopo le alghe la lava. Sì, per esempio i fabbri hanno la, già la lava loro, hanno il meccanismo. Comunque è un peccato che non siete nel villaggio, fra, da quando ci siamo tanti nel villaggio c'è un'economia, non ti fermi, non c'è un minuto che stai fermo. E Panzer ne sa qualcosa. E pensa che oggi non sono andato manco nel Nether a prendere roba. Penso. Allora, sai cos'è? Che all'inizio due lavori ci poteva stare perché eravamo 12-13 di noi. Ma ora che siamo 26-27 persone, e in più fai conto che serve tanta roba. Ma se ne è un cavallo a morire. Questo sta qua sotto. Ah, questa è pizza. A posto, io ho fatto. Se per le torce o cose così, la carbonella. Vabbè, ma perché con le aghe non puoi. Niente. Ai. Felipe, ti serve scheggia di ametista? Cioè tipo 6-7 stack. Felipe? Messa. Felipe? Felipe? Ma Felipe non è sul disco. Madonna, ma vieni qui. Felipe, ti serve scheggia di ametista? Sì, se vuoi. Oh, c'ho 6-7 stack, vieni. Tu dici, dove l'hai preso? Abbiamo sequestrato. Che l'hai rubato dallo stronzo. Sequestrato? Comunque le robe sequestrate non dovrebbero essere usate dallo Stato, dovrebbero essere solo messe via da parte. No, se vengono usate dallo Stato. Sì, ma così lo Stato è troppo ricco, non è... Appunto, lo Stato perché è ricco, non domenica perché domenica deve finire prima la struttura qui, ma venerdì andiamo a costruire il nuovo villaggio. No, che palle sta merda. Sto facendo l'armatura nuova. Paura dei pirati? No, mi rompo il cazzo che ci rompo. Boh, comunque viene a comune per le medest. Va bene, non adesso. Ah, bene, allora do domenica. No. Che voce? Guarda il mio cavallo, c'ha la sigla anche, vorrei. Lascia di venire dagli altri, sai. Devi andare da Sdrubale e fare la stessa cosa. A Sdrubale, prima che stacchiamo. A Sdrubale. Ci guarda del mio cavallo. A Sdrubale. Quando vado all'attacco, questo è. Ma non c'è Sdrubale. Mi sa va! Mi sa va! Leggi! Non so, l'ho visto comunque, ok. Vabbè, comunque è Ben, forse è il cavallo che stacchiamo, dai. Andiamo a passare. Dove è il cavallo? A stallo. A stallo? Sì, sì. Devo andare su quasi. Oh, guarda il cavallo, guarda il cavallo, guarda il cavallo, Ben, no? Ti conviene fare sto casino se non vuoi perdere il cavallo? E infatti la divisa in DR, se viene, la ci lascia fare la volta. Quello se ne vanno sotto. Vai, vai. Esce. No, andavo che era tipo un cavallo fedele, no? No, sono animali e vanno via e basta. È come se c'era a lui come a mezza vista, non vanno. Ok, su scemi, cazzo, no? Oh! Alibaba! Alibaba! Buonanotte, pizza, un bacio. No, Doge, però una cosa. Dimmi. La prossima volta
Abbiamo intenzione di demolire sta merda. Ah, no, dobbiamo fare chiesa. Faremo la chiesa. No, qua. No, è una merda. Guarda che cesso è, guarda qua. Guarda, sono su. Qua si appara. Chiudiamo il buco. No, io piuttosto me la faccio da capo la chiesa. Sta qua è una merda, voglio proprio farla saltare. Ma scusa, ma l'hai visto dentro? Ma hai visto quanto fa schifo? È di legno, però. Ma no, ma qua non c'è spazio di muoversi. Ma che chiesa, come cazzo faccio a fare una chiesa qua? Ma no, non mica qua fare dentro. E a noi serviva solo il monte. Il monte? Questa la togliamo. La casa togliamo. Quindi. Del terreno lo facciamo. Ma guarda casa arriva, Leo. Ho capito, volevo farlo esplodere io. Sì, metti due dinamite e fai esplodere tutto. Ah, quindi facciamo una demolizione. Possiamo... Oggi mi sono dato da fare e ho investito anche molto. Ma tutti stiamo investendo un casino. Beh. C'è tanto lavoro. Lo dici a me. Tranne io, lo sto facendo un po'. Come non sta facendo un cazzo? Infatti diventerò un monaco e mi metterò davanti su una montagna. Ma come non sta facendo un cazzo? Non sta vendendo il vinile? Sì, un po' sì. Vabbè, ma oggi è stato... In realtà devo essere sincero, oggi a livello di fabbro ha venduto poco. Ma nessuno ha comprato un cazzo. No, ma oggi è andato di più il cibo. Questione sul cibo, costruzioni, eccetera. Hai capito? Oggi io mi trasferirò in quella montagna e vivrò come eremita. No, tu devi anche scavare. Come ora in pratica? No, metterò lassù. Come ora? Ma quando è che fai negozio con gli altri minatori? Non lo farò mai, farò il monaco di clausura. Eh? Farò il monaco di clausura. Sì, ma quando fai il negozio? Ma che cazzo? Ma scusa, ma c'è qualcuno che vuole comprare la mia roba? No, allora che cazzo faccio? Perché non c'è il negozio? No, nessuno vuole comprarlo. Non è che nessuno batte, perché per cercarti un dito in conto. Se sto fatto, ma tu devi solo commissionare il lavoro, Gesù Cristo. I costruttori hanno poco. Ora. I costruttori? Ma che cazzo c'entrano i costruttori con me? Ti devono costruire la loro l'attività. Ah, ma non me ne frega un cazzo, Mandy. Tanto non vendo un cazzo comunque. Vai, capito? Via, via, attaccalo, dai poco. Ah, queste cose. Oh no, sono pure. Aiuto. Qua, coglione. Dai, sbagliato anno. Comunque, niente. Raga, io sto a che serve. Buonanotte a tutti. Ci sentiamo domani. C'è te cosa? Vabbè, lascia bruciare, la merda. Raga, devo sta a che serve, porca. No, fai bruciare un po'. Carlo, vai qua. No, Carlo, ok, sta a che serve. No, sta a finire. E tutti verrà. E tutti verranno in questa nave. Oh, devo appicciare a chiesa, mannaggia, vedete. Ma mia chiesa, non c'è questo tipo. È perfetta per te, per la pizza, allora. Tu sarai bandito dalla mia chiesa, stronzo. Allora, sono ateo, sti cazzi da chiesa. Viva! Tanto chi non farà parte della chiesa dovrà pagare tasse di più tasse. Sì, così, certo, ho detto proprio così io. Do fuoco direttamente. Soprattutto quello là che si chiama Ben. Sì, sarà tipo l'eretico, lo faremo al fuoco. Soprattutto quello che si chiama Ben, no. Mi sa che deve pagare più. Comunque, frate, ci ha fatti il canello rosso, ci fatto. Rosa l'hai fatta? Adesso Carlo si fa la candela per i cessi. Stai zitto. Adesso anche giochi. Ah niente, no, dobbiamo a metà munnezza. Ah ma vuoi... Staccare, sì. Metti una spazzatura. E poi devo fare la roba. Vai. Dai, ok. Intanto stacco la live. Buonanotte, ragazzi.